tema e sulla sollecitazione di Marco D'Annunzio che svilupperò è quello delle sezioni della Villa Savoye e non solo le sezioni come siamo abituati a pensare verticali, ma anche le sezioni orizzontali, cioè le piante. E credo che il tema del rapporto fra disegno astratto, tecnico e volumetria sono uno dei temi più interessanti di cui Le Corbusier parla, non solo con le sue opere, ma anche con il suo libro forse più noto, che è Verso un'architettura. È esemplare come Le Corbusier racconta la Villa Meillet. Lui la racconta attraverso le piante, in modo consueto, lo racconta con una sezione che ci mostra questa rampa che attraversa tutto l'edificio, è in qualche modo un anticipo di quello che sarà la Villa Savoye, ma in realtà poi quando parla alla sua committente, perché i progetti poi hanno diversi livelli di comunicazione a seconda del momento del progetto e dell'interlocutore con cui dobbiamo comunicare. Ebbene, quando parla a Madame Meillet, Le Corbusier scrive una lettera, scrive proprio una lettera a mano che correda di una serie di schizzi volumetrici, perché è questo che poi un committente comprende. Tra l'altro, il tema che Le Corbusier racconta in questo progetto è quello che troveremo nella Villa Savoye, cioè sequenza di spazi, un percorso che attraversa la villa e che mostra quella famosa promenade architecturale, cioè il percorso architettonico, che Le Corbusier propone in tutte le sue opere, che non sono mai luoghi con un punto di vista unico, ma sono una sequenza di punti di vista. Dopodiché Le Corbusier, quando sintetizza nelle sue conferenze il racconto della Ville Savoye, fa questo schizzo, il luogo e il come si accede. Vedete come si trova? Non solo il luogo rispetto a un'orografia, una cosa sconvolgente di quando vedrete i disegni di Ville Savoye è che tutti disegnano il suolo con una linea orizzontale, mentre Le Corbusier scrive che la Ville Savoye sta sur un dôme bombé, cioè su una sorta di calotta. E dimenticarci questo, nonostante ciò che scrive Le Corbusier, che vedremo, è una costante di molti studi o molti che si rapportano con le opere forse talmente note che non serve studiare. È proprio questo di dimenticare ciò che lui dice e anche spesso dimenticare ciò che abbiamo di fronte a lui. Dopodiché mostra le piante e poi mostra una sezione dove c'è tutto il tema dai piloti con l'automobile che gira sotto. Sapete che il tema della circolazione della Ville Savoye è particolarmente importante. Madame Savoie non sa mettere la retromarcia, quindi bisogna andare con l'automobile sotto, in modo che lei possa tornarsene via senza innestare la retromarcia, anche se guidava l'autista. C'è un rapporto col suolo, una cantina. Questo edificio sollevato da terra non è sganciato da terra. E poi c'è il solaio. Quindi tutta una serie di temi che sono quelli caratteristici delle opere di Le Corbusier in quel momento. Il tema della sezione verticale è particolarmente importante, come abbiamo visto, non solo perché qui compare il tema della rampa, come era in Villa Meillet, che cosa introduce la rampa? In realtà la rampa introduce quello che Gideon poi chiamerà lo spazio-tempo, perché oltre alle tre dimensioni c'è questa dimensione dello spostamento. E addirittura la rampa che si muove in diagonale tra i piani interviene in modo molto significativo. Quanto fosse importante la sezione lo vediamo in questo schizzo che Le Corbusier fa della Moschea Verde a Bursa durante il suo viaggio d'Oriente. Disegna la pianta, ma quando poi descrive come si entra in questo luogo, e perché sembra così grandioso? Ha bisogno di una sezione. Una sezione, fra l'altro, straordinaria per essere uno schizzo. Racconta naturalmente che bisogna entrare da una porta molto piccola perché uno spazio sembri molto grande. E il rapporto poi tra percezione e astrazione è esemplare diciamo così, nello spazio terminale del canopo della Villa Adriana a Tivoli, dove la luce con la sua sequenza costruisce una profondità che è molto maggiore
quella reale. Naturalmente il rapporto fra questi due elementi è importante, perché se vince la percezione che questo si offre al fruitore delle opere, un architetto lavora con l'astrazione. Ci sono alcune parti, Corbusier racconta espressamente del come si descrive un getto d'acqua in sezione o in pianta o di tre quarti, cioè volumetricamente. E naturalmente, se noi vogliamo dare delle indicazioni per costruire, per realizzare, per comunicare con chi poi quest'opera verrà realizzata, dobbiamo lavorare con disegni bidimensionali, tra virgolette, astratti. C'è poi un altro tema. Io credo che ormai il moderno è solo uno dei tanti momenti del passato e bisognerebbe cominciare a studiarlo come si studia l'antichità, avendo un po' di attenzione per l'opera, per la conoscenza diretta, perché molto spesso, appunto, le opere che ce ne narrano non raccontano tutto, perché ogni lettura è una lettura parziale, una lettura finalizzata a un proprio fine. Poi, perché è un modo di entrare nelle fasi più importanti del fare, diciamo, artistico, o comunque delle arti. Non basta che lo scrittore sia padrone del proprio stile, bisogna che il suo stile sia padrone delle cose. E in ciò consiste la perfezione dell'arte e la somma qualità dell'artefice, cioè entrare, impossessarsi degli strumenti della disciplina è un momento fondamentale e la conoscenza di ciò che ci ha preceduto è necessario. Lo vediamo in tutte le discipline. Gli architetti l'hanno sempre fatto, questo è uno schizzo di Palladio romano, e credo che si possa fare sia per le opere del moderno, perché potremo scoprire cose a prima vista non così immaginabili. Propongo, fra l'altro, di incrociare l'edificio proprio come faceva Palladio, che sì, rilevava le rovine, però poi leggeva Vitruvio e diceva: sì, ma Vitruvio dice questo, ma poi i Romani facevano un'altra cosa. E la stessa cosa credo che si debba fare con Le Corbusier. Quindi guardiamo cosa lui ha fatto. Guardiamo se coincide con ciò che lui scriveva, vediamo se esistono delle discrepanze, perché forse in quelle discrepanze, in quegli spazi che restano aperti, c'è lo spazio del nostro operare se pensiamo che sia una disciplina e non semplicemente un campo di azione personale dove conta solo la fine. Diciamo che l'architettura sia questa. Vi propongo quindi prima di tutto un percorso attraverso la villa che comincia in modo molto significativo. C'è un muro di cinta della proprietà che era dei signori Savoie, a una trentina di miglia da Parigi, da cui spunta un cubetto bianco che in qualche modo già anticipa quello che sarà la villa. È in realtà la casa del custode, non fatta con tutti i cinque punti dell'architettura moderna, ma con parecchi. E sicuramente già in qualche modo annunciando cosa ci aspetta al di là. Credo che sia molto interessante questa frase di J.R. Curtis, uno dei pochi che ha scritto di Le Corbusier andandosi a vedere prima o durante tutte le sue opere. Ancora oggi c'è gente che pontifica sulla Villa Savoye senza aver fatto il viaggio di 30 miglia a nord-est di Parigi per vedere l'edificio stesso. Si entra attraverso una sorta di boschetto e in un'apertura della radura, in modo decisamente da giardino, si intravede la villa. Siamo obbligati poi a girare attorno alla villa. La villa è un edificio volumetrico che, come una statua, ci obbliga a girare tutto attorno e si entra. Questa è la pianta, vedete, questo era il modo in cui l'auto poteva fermarsi, permettere ai passeggeri di scendere e poi ripartire, stando al coperto senza necessità. C'è anche comunque il garage, se lo usava l'autista. L'atrio, questo è l'accesso dal garage. C'è un lavandino. Sono queste immagini un po' inquietanti che Le Corbusier lascia. Potrebbe essere un qualsiasi Magritte, potrebbe essere semplicemente che una volta, a quel tempo, girare con l'automobile richiedeva poi di darsi una lavata, almeno alle mani e al viso, prima di entrare in casa. Certo, è un'immagine che ci lascia un po' così. Poi c'è la rampa, questo elemento che appunto attraversa i
piani orizzontali e introduce una percezione diagonale degli stessi, che è decisamente dinamica. Questo è lo sbarco della scala. Ci sono due forme di salita, una veloce che è data dalla scala e una più lenta data dalla rampa. Spazi, alcuni molto noti come quello del bagno con la luce zenitale, quasi fossimo un piccolo concentrato di terme, quindi c'è un continuo, pur con un linguaggio assolutamente moderno, c'è un eco continuo del mondo dell'architettura. E poi il grande salone che ci introduce al patio, perché la Villa Savoye è un edificio attorno a un patio, e poi la rampa, quella all'esterno, che sale sul tetto giardino, dove c'è una finestra che un tempo permetteva di seguire con la vista i prati che scendevano fino alla Seine. La trasformazione più grande che ha avuto la Villa Savoye è proprio la riduzione del terreno che aveva. A me ha sempre impressionato il fatto che tutte le volte che si va alla Villa Savoye si fanno esattamente le stesse foto che Le Corbusier propone in verso un architetto. Nell'opera completa. Uno dice: beh, certo, sei talmente imbevuto di quelle immagini che sei condizionato e sei obbligato a ripetere le stesse. Vedete, c'è una sequenza che è la stessa che vi ho proposto io, più o meno. C'è, fra l'altro, gli oggetti che Le Corbusier lascia in queste foto narrano di precisi usi, precisi condizioni che lui propone agli abitanti della villa e a chiunque voglia vivere nel moderno. Ma in realtà quello che è interessante è che Corbusier, questa idea della promenade architecturale, la prende da Auguste Choisy, autore di quello che Perret, probabilmente il maestro più importante di Le Corbusier, aveva definito il più bel libro di architettura mai scritto finora. E invita Le Corbusier, giovane Jeanneret ancora che non aveva cambiato, non si era ancora dato lo pseudonimo di Le Corbusier, lo invita a leggersi quel libro. Quando parla dei greci, Choisy dice che i greci hanno due particolarità. Uno è la principale, dice, loro compongono con gli accidenti del luogo e della storia. La contrapposizione è con l'architettura romana, che in qualche modo costruisce grandi sistemi. Costruisce la città. I greci che costruiscono invece in condizioni molto più ridotte e con mezzi diversi sono obbligati anche a lavorare con tutti gli accidenti del luogo e della storia, non solo dentro una serie di complessi monumentali greci, che sia Delfi o che sia l'Acropoli di Atene. I greci mettono in atto la promenade architetturale, che è una sequenza di quadri architettonici. Ora, nelle famose tre avvertenze agli architetti, Le Corbusier ci mostra, sì, quando parla della pianta, ci mostra una pianta, ma ci mostra anche una volumetria. E questo è molto interessante, che vediamo una volumetria che ci racconta la pianta, perché in realtà la pianta è semplicemente la razionalizzazione dell'effetto che noi vogliamo ottenere. Cosa che vediamo qua, sono riuniti i quattro disegni che Choisy propone per raccontare l'acropoli, l'arrivo ai propilei, l'immagine che si ha dai propilei verso il Partenone e l'Eretteo, il punto in cui si entra nel recinto sacro del Partenone e poi l'Eretteo con la loggia delle Cariche. Bene, guardate come sono sempre raccontati non solo con una pianta, ma con un punto di vista preciso, che coincide con una soglia è un punto che ne dobbiamo inevitabilmente superare se vogliamo proseguire in questo percorso. Ed è obbligato, noi non possiamo muoverci liberamente. È una visione precisa, classica, dello spazio. Ci si limita a metterlo in sequenza, non c'è un muoversi liberamente, non c'è un vagare romantico. È un percorso preciso. È proprio questa sequenza di percorsi precisi, fissati da una soglia. Bruno Reichling scrive un articolo molto bello sul ruolo delle soglie nelle ville di Moretti, in cui racconta esattamente questo rapporto. Come voi potete quindi condizionare la percezione di un'architettura, del vostro progetto, in questa maniera. E questo fa sì che le foto che noi siamo in qualche modo indotti a fare siano sempre le stesse.
perché tutti noi attraversiamo la stessa soglia. In quel momento proviamo una percezione precisa e ne vogliamo trarre testimonianza. Quanto Le Corbusier conoscesse queste cose, vi mostro solo questa immagine. È una velina con cui lui si ridisegna quando studia alla Bibliothèque Nationale Choisy, si rifà i disegni. C'è poi questa idea del volume, volume che è un po' il centro. Molti vedono questo quadro di Le Corbusier come il quadro che maggiormente enuncia i suoi principi anche architettonici, con questo volume cubico che sta nel centro e dà ordine a tutto il resto. È infatti interessante il fatto che dei tre avvertimenti, il primo non sia la pianta, è il terzo. Il primo è: gli occhi sono fatti per vedere le forme nella luce. Le forme primarie sono le forme belle perché si leggono chiaramente. Oggi gli architetti non realizzano più le forme semplici. Operando col calcolo, gli ingegneri usano forme geometriche, appagano gli occhi con la geometria e lo spirito con la matematica. Le loro opere sono sul cammino della grande arte. Le Corbusier ci dice: volume a cui seguirà superficie. E poi soltanto piano. Pensate a questa sequenza, quanto è diversa da quello che siamo comunemente abituati a sentire: pianta, prospetto e sezione, che sono tutti tre elementi astratti, mentre invece no, volume, che è la condizione percettiva, l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere. Io voglio raggiungere quella soluzione, quel effetto. E questo è il capitolo anche in cui Le Corbusier non solo parla dei silos, ma dove enuncia la famosa frase: l'architettura è il gioco corretto, sapiente e magnifico dei volumi nella luce. Dice già tutto. E usa i silos, appunto, l'architettura degli ingegneri, per trovare un'immagine della nuova architettura. Dopodiché questa è un'immagine totalmente inventata, perché questi sono i silos degli ingegneri, con tanto di frontoni che Le Corbusier si premura di cancellare. Metà delle foto trovate in Verso l'architettura sono state modificate dalle Corbusier per renderle più didattiche, più evidenti, più chiare rispetto al messaggio che lui vuole comunicare. Se il tema è il volume, capiamo anche perché queste sono le quattro composizioni che Le Corbusier propone. Un'immagine che trovate nel primo volume dell'opera. Qui dice che ci sono, ora, fra l'altro riconoscete dei progetti precisi di Le Corbusier in questi schizzi. Dice che ci sono quattro composizioni. La prima, pittoresca, genere piuttosto facile, pittoresco, movimentato, è facile da sistemare, basta un po' organizzare i pesi. Poi, invece, la seconda composizione. La prima sono le case La Roche-Jeanneret, sono oggi la sede della Fondazione Le Corbusier. Secondo, invece, è molto difficile, soddisfa l'esprit, cioè il ragionamento matematico. Trovate spesso questa parola, esprit, in Le Corbusier. Viene tradotta come spirito, ma spirito sembra una cosa di sentimento, sensazione. In realtà l'esprit di Cartesio, quindi è il pensiero razionale. Certe volte bisognerebbe usare i termini della lingua originale, o mettere 50.000 note, commi, eccetera. Però tenete presente questo aspetto. Quindi soddisfa lo spirito razionale, non il sentimento. E questa è la Villa Stein. È molto difficile perché far coincidere in un volume tutte le esigenze è cosa di non poco conto. La terza, molto facile, pratica, è una griglia, viene inserito in modo molto semplice. Questo è il progetto per la Villa Cartagine di Le Corbusier. L'ultimo, invece, e vedete che è la Ville Savoye, è una composizione molto particolare perché si tratta in qualche modo della sintesi della prima e della seconda, perché è la seconda all'interno della quale è stato scavato un sistema pittoresco, sequenza di immagini e di percorsi, eccetera, che ricorda la prima. E Le Corbusier lo definisce così: molto generoso. Si afferma all'esterno la volontà architettonica. Si soddisfano all'interno tutti i bisogni funzionali: isolamento, riscaldamento, circolazione e così. Quindi è una sintesi dei problemi dell'utente e delle necessità dell'architetto. Questo è uno schizzo della Villa Savoye e vediamo quanto sia debitrice non solo di Choisy,
ma di quello che lui pensa dell'architettura greca e del suo esempio più alto, che è il Partenone. Corbusier si premura di dire che è sur une dent bombée, ma sur une dent bombée, su un piano curvo, era anche il Partenone. Non solo, ci si gira attorno come al Partenone, si arriva alla Ville Savoye guardando il retro. E c'è una sequenza, un sistema di pieni e di vuoti, di volumetrie che ci obbliga a girare per arrivare alla porta. La stessa cosa che accadeva entrando nel recinto sacro del Partenone. Io entro, vedo il tempio, ho una scalinata su un lato che mi obbliga quindi ad andare su quel lato e girando attorno a trovarmi di fronte all'ara dei sacrifici. Cosa che si ha quando si vede una statua. Questa idea della volumetria in Le Corbusier è fortissima e la statua è l'elemento di riferimento. Questo è il Doriforo di Policleto, forse la statua greca più famosa, dove si sintetizza quest'idea del movimento e dell'equilibrio. Non è come il Discovery. C'è questa composizione cosiddetta a chiasmo, dove ha un elemento che avanza, coincide un elemento che arretra, con una composizione diagonale. È la stessa cosa che troviamo nelle composizioni di Le Corbusier. Al tempo stesso, Le Corbusier, quando guarda le statue greche, questo è un suo schizzo fatto a Napoli nel viaggio d'Oriente, non si limita a guardare la volumetria, ma disegna le statue come se fossero dei prospetti. È la stessa cosa che fa nella Maison Cook. Guardate, qui c'è sotto, c'è un pieno a cui coincide un vuoto, qua c'è un pieno a cui coincide un vuoto, c'è un elemento centrale invece in qualche modo crea equilibrio, ma la composizione è diagonale. La stessa cosa che avviene nella Ville Savoie. C'è un elemento centrale e attorno i volumi si muovono in modo libero. Cosa fondamentale poi è cosa dice Policleto. In uno dei suoi frammenti, si sa che Policleto ha scritto un trattato sulla scultura, ma non è rimasta traccia, sono soltanto alcuni frammenti in alcuni autori successivi a lui. Policleto dice che l'equilibrio che si crea in una statua produce una tensione che deve essere liberata. E lui cosa fa? Le statue di Policleto sono tutte senza un'acconciatura, i capelli sono liberi, cioè si apre tutta questa tensione nei capelli. Le Corbusier fa la stessa cosa, negli edifici c'è tutta una tensione, salvo poi arrivare sul tetto giardino, dove c'è solo il problema architettonico, che è libero da ogni vincolo. Quindi c'è un rapporto molto stretto fra la statua e, lo vedete qui, c'è tutto un sistema volumetrico molto preciso, per quanto asimmetrico, pittoresco e così via, ma poi sopra non ci sono vincoli strutturali, non ci sono vincoli d'uso, c'è solo il rapporto con la luce, col sole. È solo il gioco sapiente, corretto e magnifico dei volumi della luce. Questi, fra l'altro, sono il primo progetto per Ville Savoye e il quinto progetto per Ville Savoye, che è quello realizzato. Vedete che sono tutti gli stessi temi, ma l'elaborazione è notevole e anche la dimensione. La seconda avvertenza che Le Corbusier fa agli architetti è la superficie. Di questo tema quasi nessun architetto parla. Cioè, il volume è avvolto in una superficie, superficie che è divisa secondo le linee generatrici e direttrici del volume, mettendo in risalto l'individualità di questo volume. Oggi gli architetti hanno paura delle costituenti geometriche delle superfici. I grandi problemi della costruzione moderna saranno risolti con la geometria. Sottomessi alle strette leggi di un programma imperativo, gli ingegneri usano forme chiaramente strutturate, creando fatti plastici, limpidi e impressionanti. Ma cosa costruisce il volume? È una superficie. E di nuovo le statue. Questa è la Venere di Milo, ma non è soltanto un corpo che esce da un panneggio, ma è una superficie liscia, materia grezza. Pensate a Michelangelo. Ma è lo stesso ragionamento e riflessioni che fa in quegli stessi anni Brancusi, dove il rapporto è fra superfici ed è di nuovo esemplare che. Diciamo così, la copia più interessante di Policleto, anche lì non ci resta l'originale del Doriforo, sia questo busto frammentario conservato agli Uffizi, che non riproduce solo la forma, ma cerca di restituire anche i colori
dell'originale statua bronzea, con una pietra di opportuna. La superficie sembra fatta soltanto di un colore, il bianco. Tutti hanno visto nel bianco il tema del moderno, in qualche modo. Questa immagine del Weissenhof, quartiere sperimentale realizzato nel 26-27 a Stoccarda, sotto, diciamo così, il coordinamento di Mies, a cui anche Le Corbusier partecipa, è sbeffeggiato dai fautori dell'architettura nazionale, inserendo semplicemente una serie di figurine, di cammelli, e chiamandolo il paese degli arabi, no? Araberdorf. Niente di più falso per l'architettura di Le Corbusier. Quello che abbiamo visto nelle immagini precedenti erano un'enorme quantità di colori, altro che Araberdorf, oppure veri Araberdorf. Corbusier usa il colore in modo straordinario. Sono le superfici che producono anche sensazioni precise. Questa è un'immagine del Weissenhof. Questa è la differenza fondamentale con altri autori. Mies usa i materiali, sono straordinari materiali. Stessa cosa fa Loos. Le Corbusier invece usa semplicemente i colori, un po' anche perché i suoi clienti sono diversi. I clienti di Le Corbusier sono artisti, persone di modeste, diciamo così, disponibilità rispetto ai clienti di Mies o di Loos. Cioè, la casa Müller a Praga è costruita per il re del cemento della Cecoslovacchia del tempo. Non solo, l'idea di colorare gli edifici è di nuovo un'idea molto classica. Era ormai 150 anni che si sapeva che gli edifici antichi non erano bianchi come gli edifici neoclassici, ma erano colorati. Non solo. Le Corbusier dice, scrive nei suoi appunti di viaggio, che i colori che i templi hanno perduto si sono depositati nell'architettura tradizionale greca. Cioè la vita che c'era nei templi, che si è persa, si è depositata nella casa. Questo è uno schizzo che Le Corbusier fa, in realtà non nel Viaggio d'Oriente, ma a un'esposizione a Vienna, in cui vede una casa araba, una casa turca, la chiama lui, e registra la quantità di colori che è presente in quell'abitazione. È talmente importante il colore che nel 1934, quando Le Corbusier viene invitato a partecipare a una mostra delle arti cosiddette primitive, viene invitato come artista, non come architetto, lui partecipa proponendo la statua del Moscoforo, la prima statua attica conosciuta, dipinta, quindi la ripropone dipinta secondo le indicazioni degli archeologi. Quindi lui in qualche modo prende l'antichità e gli ridà vita, non si limita a guardarla, ma aggiunge qualcosa. E lo fa attraverso il colore. Questo è un esempio, questa è la galleria. Vedete come lo spazio in qualche modo è scomposto attraverso il colore. Una scomposizione di non poco conto, che tiene conto delle riflessioni che negli stessi anni fanno gli autori di De Stijl, che Le Corbusier conosce e vedete che è proprio un progetto, cioè per tutti i progetti di questo periodo, Le Corbusier fa queste assonometrie dove c'è la sequenza dei colori. Quello che è interessante notare è però che non sempre quello che fa Le Corbusier segue il principio De Stijl. Lui invece utilizza un principio che è molto più architettonico, scompone lo spazio. Le Corbusier, a seconda della dimensione, scompone o rafforza lo spazio. Capisce quel principio, ma attraverso il trattamento delle superfici interviene. E, per esempio, in questo spazio troppo piccolo non scompone, ma anzi rafforza. In questo molto grande, forse troppo grande, lo scompone. E queste sono altre immagini dell'atrio della Maison La Roche, uno degli spazi più interessanti, forse disegnati dalle Corbusier, e dove il rapporto con De Stijl, diciamo così, acquisisce forma architettonica e non solo forma cromatica. La differenza appunto con gli autori di De Stijl. Questa è un'immagine dell'interno della casa Schroeder di Rietveld. Vedete
Vedete che c'è uno scomporre continuamente lo spazio, la poltrona da quel punto di vista lì è esemplare. Non ci sono più volumi, ci sono solo superfici. E alla fine di quella promenade che abbiamo visto sulla Val di Savoia ci sono questi occhiali, il cappello e le sigarette, che sono esattamente questi. Sono gli occhiali di Mondrian che viveva in quegli anni a Parigi. Quindi Le Corbusier ci dice poi, in qualche modo, lascia queste tracce. Se lasciando le mazze da golf ci dice questo è un modo di vivere sportivo e moderno, poi quegli occhiali ci dicono guardate veramente cosa sono le cose che ci interessano. Che la cosa interessante è che Le Corbusier utilizza colori ben diversi da quelli di De Stijl, non il giallo, il blu e il rosso, o il nero e il bianco, cioè i colori primari, ma la gamma dei colori degli affreschi antichi, sono le terre. C'è uno studio molto interessante di Walter Ruegg sui colori di Le Corbusier. Le Corbusier arriva negli anni 30 addirittura a progettare un sistema di carte da parati per la ditta Salubrà, qui dice che lui fa questa cosa perché è stufo ogni volta di discutere dei colori con i pittori, che fanno, tu ogni volta gli dai un colore, loro te ne danno, ne fanno un altro. E allora, in quest'idea di costruire un sistema preciso, scientifico, tecnico, allora si fa la carta da parati, per cui quando ne scegli una è quella. Prepara queste che sono dei possibili abbinamenti, che sono secondo chi siete, chi volete essere voi, perché la scelta in qualche modo è demandata anche all'acquirente, quindi potete essere una persona a velluto, aria, muro, sabbia, paesaggio naturalmente verde, ci mancava. E poi c'è una mascherina con il quale potete fare gli abbinamenti giusti e lui controlla, lascia uno spazio di libertà, ma anche un livello di coerenza minimo alla scelta del cliente. Di tutto questo non si occupano molti di quelli che hanno studiato. È bellissimo vedere, se voi leggete questo libro fatto da Susanna Caccia e Carlo Olmo, in cui si ripercorre il momento in cui la Villa Savoye passa da rovina a monumento. E tutta una serie di momenti, di passaggi. Sappiate che la Villa Savoie era un edificio per il weekend, i signori Savoie la usano molto poco, ci sono problemi continui, ci sono anche cause con Le Corbusier. A un certo punto, c'è la Seconda Guerra Mondiale, l'edificio è occupato dalle truppe tedesche che un po' lo usano come accampamento e un po' lo deturpano. Dopodiché arrivano gli americani e fanno la stessa cosa. La distruzione definitiva avviene quando diventa un club di studenti durante gli anni 50. Alla fine degli anni 50 l'edificio è praticamente in rovina, pur essendo ancora di proprietà dei Savoie, e la municipalità di Poissy, il comune dove si trova la villa, decide di acquistare la tenuta dell'edificio e costruire un liceo. Le Corbusier lo viene a sapere, parla con Gideon, Gideon esce con un articolo sul New York Times e nel giro di poche settimane centinaia di telegrammi da tutto il mondo arrivano sulla scrivania del ministro della cultura francese, che per fortuna è André Malraux, una persona da punto di, quel punto di vista estremamente sensibile. La Francia deve acquistare l'edificio, una parte della proprietà verrà utilizzata per la costruzione del liceo, che si chiamerà Le Corbusier, ma la proprietà è in qualche modo compromessa e si decide di trasformare l'edificio originario in una sorta di museo Le Corbusier, quindi un po' il tema che voi fate come progetto in questo momento. Naturalmente si pone il problema di chi debba fare il restauro, ovviamente sì, è Le Corbusier, ma nel momento in cui l'edificio è stato dichiarato monumento nazionale, deve essere un architetto della sovrintendenza abilitato a intervenire sui monumenti. E Le Corbusier proprio espressamente dice: Je ne suis pas architecte des monuments, non sono l'architetto dei monumenti. Si avvia tutto un percorso di dialogo con Le Corbusier e con l'architetto incaricato di fare il restauro. Le Corbusier morirà prima che si avviino i lavori. Sono divertenti questi resoconti delle riunioni in cui si parla continuamente del tono di bianco che dovrà avere la vita. E il tema del tono di bianco, quale bianco? Tutti i colori della Ville Savoie rivela quanto poco si guardasse all'edificio vero. Ognuno guardava l'ideologia che veniva
conservata, comunicata, restituita e così, molto più che all'edificio in sé. E non parliamo poi del fare la visita all'edificio. Guardate, questo è l'edificio come è stato prima, questo è l'edificio oggi, 4 anni fa, quando l'abbiamo visitato con Marco D'Annunzio. È colorato, era così? Probabilmente sì. Questa è la casa del che probabilmente recupera i colori originari. Il problema con la Villa Savoia è che invece non si sono potuti recuperare i colori originari perché io l'ho visitata 4-5 volte e ho 5 o 6 sequenze di colori diversi. Perché a un certo punto, per il restauro, il tema del restauro del moderno è un tema tuttora aperto, non si è agito come su un monumento, nonostante ci fosse un architetto dei monumenti, ma come su un qualsiasi edificio di edilizia convenzionale. Gli intonaci sono vecchi e brutti, si demoliscono e si rifanno. Risultato, la stratigrafia cromatica che c'era sulle pareti, che per esempio nel restauro della casa al Weissenhof di Le Corbusier è stato possibile recuperare, come su un quadro, e in questo caso non è andata completamente persa e quindi si va per supposizioni, non solo. Tutta la sequenza di lavoro della Ville Savoye è molto particolare perché in quel momento Le Corbusier aveva vari incarichi e quindi non si è fatto tutto disegnandolo, ma certe cose sono state, diciamo così, dette in cantiere, quindi non è rimasta traccia di alcune decisioni. E questo comporta delle difficoltà per chi oggi voglia restituire l'immagine originale. Vedete comunque la differenza che c'è fra questo volume e questo. Questi sono dei piani. Quello no. Un altro aspetto della superficie molto importante, oltre a quello del colore, è il fatto che Le Corbusier vede nella finestra, che è l'elemento che compone le facciate, un elemento molto importante. E fa per questo il suo appello agli industriali, che la trasformazione del cantiere edile, che è un qualcosa di assolutamente arcaico, potrà essere attuata solo a partire dalle finestre, cioè le finestre e la loro meccanizzazione, la loro sistematizzazione può essere l'inizio per dare organizzazione industriale a un mondo che questa organizzazione non conosce ancora. È esemplare una delle ultime pagine di Verso l'architettura in cui mostra, oltre a un motore, al motore della Bugatti, un serramento industriale, naturalmente fatto in America, perché l'America sì che conosce già queste cose. L'America deve industrializzare. Il grattacielo impone un altro modo di operare. Quando siete a 300 metri non potete dare un'aggiustata con lo stucco o con l'intonaco. Il pezzo deve andare su con precisione industriale. Non solo, Le Corbusier riconosce talmente importanza alle finestre che dice che si può fare la storia dell'architettura attraverso le finestre. E lui mostra proprio la gotica, la finestra rinascimentale, la finestra Luigi XV. Le finestre poi neoclassiche, le finestre ottocentesche e quelle moderne, e poi il pan de verre, la vetrata continua. A me piace pensare che quest'immagine, che è abbastanza persa di Le Corbusier o poco raccontata, ce la troviamo in tasca tutti noi oggi. Se voi prendete le banconote degli euro, su un lato hanno una finestra, sull'altro hanno un ponte. Quindi l'ingegneria e le finestre, i due elementi con cui Le Corbusier racconta la nuova architettura che dovrebbe nascere, sono lì raccontate e trovate che ogni epoca è raccontata con un ponte e una finestra. Arriva appunto Le Corbusier da dire che l'architettura non è un problema di stili, ma è un problema di vignolizzare, quindi non parliamo più di stili, ma parliamo di finestre. Non è un problema di intrafinestre, definirà. È vero? È verissimo. Guardate una finestra come agisce su un volume. Questo è un modello della casa al Weissenhof. Questo è lo stesso modello in altra scala. Non so se vedete la differenza. È questa. Nell'immagine superiore la facciata è stata montata a rovescio. Il risultato è un volume che galleggia. Nel caso sotto il volume invece si pianta. Guardate la differenza. Guardate quindi come un sistema di bucature possa alterare una volumetria che è data. E quindi quanto ruolo possono avere le finestre? Figuriamoci poi se aggiungete anche il colore. Quindi il sistema, il tema della superficie e non solo quello del volume è fondamentale. È vero che la finestra conta? Sì, è verissimo. Per questo vorrei, questa è un'immagine della villa, quando si arriva, vorrei mostrarvi questa finestra, che forse è la finestra più esemplare della Villa Savoia.
E guardate questa cosa. Guardate questa immagine come contraddice tutte le idee che abbiamo del moderno, razionale, astratto e così. Un pilastro, un pilotì, un pilastro, un altro pilastro, un'altra roba più piccola. Un altro uguale, ma non si sa cosa sia. Sarà un disegno astratto. Che cos'è sta? È la stessa cosa che si vedeva, o meglio, che Le Corbusier aveva visto una volta che era entrato nel Partenone. Dice: non c'è coincidenza delle colonne d'angolo con quelle della seconda cinta. Il cassettonato non si occupa in nessuna, per nulla, della situazione delle colonne. Il sistema mi pare che sia tipico. Ovunque regna un asimmetrico. Il fatto che Le Corbusier dice questo sistema apparentemente ordinato in realtà tutto casuale. Sì, c'è il problema d'angolo, certo, lo conosciamo bene. C'è anche però in Le Corbusier e anche nella Villa Savoye. Questa è la cosa più interessante, ma allora lì forse è questo il tema, come mai si arriva a quella simmetria sconcertante? Questo è probabilmente l'unico disegno di mano di Le Corbusier della Villa Savoye ed è interessante perché sono le tre piante. Quindi la pianta è il luogo dove si registrano tutte le sensazioni che noi vogliamo produrre. Quindi Le Corbusier disegna le piante, disegna i principi e poi disegna attorno tutti una serie di schizzi che sono i punti di vista, che sono i tableau architectural di cui parla Choisy, che sono le sequenze, tutte quelle volumetricamente disegna tutti gli altri elementi che devono servire per sviluppare le piante. Come completo questa pianta? Per arrivare a questo effetto. E probabilmente su questo disegno che possiamo immaginare appeso in studio, Le Corbusier continua ad annotare immagini man mano che il progetto si sviluppa. Questo è il primo progetto, questa è un'immagine del primo progetto che lui fa, quello che abbiamo visto prima, molto più grande del realizzato. Queste sono le sezioni. Quindi quali sezioni? C'è una sezione che racconta lo spazio, è la rampa. La rampa che ci porta a un percorso preciso che ci vincola in tutte le immagini che noi vediamo. E poi arriva a questa scala circolare che ci fa girare in tondo e quindi ci obbliga a leggere, come una sorta di diorama, tutto il paesaggio circostante. Quindi questa è la sequenza del percorso, questo è il concetto. E questa non a caso è l'immagine che Le Corbusier mostra in quello schizzo che abbiamo visto all'inizio. E poi c'è un'altra sezione, non meno importante, dove sono messi in atto tutti i dispositivi architettonici necessari a risolvere i diversi problemi che il progetto. E questa forse è una cosa su cui vale la pena soffermarsi, perché questo è un tema di scala, diciamo così, complessiva. Questo invece è un tema di scala più di successivo. Questo è il primo progetto e questa è la prima facciata sud-ovest, quella dove c'era quella finestra che vi avevo in qualche modo evidenziato. Vedete che è un sistema simmetrico. Ci sono i pilotì che sono arretrati rispetto alla facciata principale perché la facciata è libera e svuotando l'angolo uno è obbligato a girare. Però è un sistema simmetrico. Vediamo che c'è il pilastro e un pilastro un po' più sottile in centro. Però non si tratta di un'unica finestra. Le Corbusier in qualche modo ha l'occasione nella Villa Savoye di creare un manifesto dei 5 punti della nuova architettura. L'aveva già fatto con la villa al Weissenhof, ora ha una villa a Parigi e a Parigi non in un luogo condizionato dal sistema urbano. È su un'area libera dove può veramente costruire il monumento, il manifesto della nuova architettura. Uno degli elementi della nuova architettura è la finestra di lunghezza, quindi sì, facciata libera, pianta libera, pilotì, tetto giardino, ma anche una finestra in grandezza, una finestra in lunghezza. Lui vuole realizzare la più lunga finestra in lunghezza che esista e questa non lo è certamente. Non solo, vediamo questa immagine, questa è l'immagine del patio. Vi dicevo che la Villa Savoye è un edificio a patio. L'altro edificio a patio famoso di Le Corbusier è il padiglione dell'Esprit Nouveau, che in realtà era solo una cellula degli Immeubles-Villa, questi edifici urbani con cui doveva essere poi costruiti i Redans che andavano a costruire la nuova Parigi. Le Corbusier, come spesso accade, prende un vecchio progetto e lo sviluppa per costruirne uno nuovo. In qualche modo,
sviluppandolo e criticandolo. Quindi c'è quest'idea molto precisa e molto comune al fare di chiunque, in cui le idee si sviluppano non solo una volta, ma di progetto in progetto, mettendosi appunto, precisandosi e raccogliendo le riflessioni che nel frattempo sono. Quindi vedete che si tratta di un patio che non a caso ha gli stessi elementi del patio dell'immeuble Ghini. In particolare vedete questa specie di cortina con dei binari su cui scorrono dei pannelli, sono questi, che permettono di ripararsi dal vento o dalla vista degli estranei a seconda di cosa si vede. Le Corbusier prende una cellula e l'idea proprio di costruire un sistema attraverso delle cellule, degli oggetti tipo, è quello che lui ci insegna a guardare nei piroscafi. Il piroscafo è l'esempio del vivere contemporaneo, del vivere moderno, vero? Dice, sono pagine divertentissime, dice, perché è lì dove noi possiamo avere tutti i servizi a un altro prezzo. Il Corbusier insiste sempre sul fatto che si risparmia in un certo modo, molto svizzero. E non a caso la copertina di Verso l'architettura non è un silos o un volume, cosa, ma è un ponte dell'Aquitania, cioè è un sistema di organizzazione del vivere moderno. Transatlantico, che è anche uno strumento di misurazione. Lui, Le Corbusier misura Parigi e Parigi misura l'Aquitania, perché vedete cos'è oggi. Vi rendete conto che è quella una città e la Villa Savoye è una di queste cellule che poi composta può costruire la città del futuro. Per questo è anche importante e c'è questo elemento emblematico. È interessante poi il rapporto che viene costruito con il giardino, il paesaggio. C'è un rapporto diretto. Vedete qui, c'è una scaletta. Qual è il rapporto? Il rapporto è toccarsi. Mi sembra anche un tema oggi molto importante, condizione nostra, del essere in relazione senza contatto. Ebbene, Le Corbusier però si accorge che questo è una soluzione un po' meccanica e soprattutto è una relazione che va a incidere su quella chiarezza della quarta composizione. Non solo, quando scrive a Madame Savoie, dice: Madame, io ho sognato realizzare per voi uno scrigno che non sia offeso da elementi funzionali di solito. Questo è un elemento funzionale. La relazione non necessita del solo contatto. Ora, come va a costruire Le Corbusier questa relazione? È un tema molto interessante ed è totalmente artificiale. Questo è come evolve il prospetto. La finestra si allunga, sparisce la vetrata in questo luogo. Qui però diventa l'elemento finale di un percorso che ritorna all'inizio. Quindi il percorso che era iniziato qua, sale attraverso la rampa, arriva nel patio e ritorna. E questo poi è come costruisce quel punto preciso Le Corbusier. Abbiamo visto, questo è il sottolucido della sezione che abbiamo visto prima. In realtà non è il sottolucido perché quello di prima era un 200, questo è un 100. Vediamo un elemento molto interessante. Abbiamo una parete sottile che gira. Questo girare, secondo me, è il tema della superficie. Cioè, Le Corbusier cosa dice? Cosa ci sta dicendo? Che uno dei temi è raccontare il cemento. Cemento è il materiale moderno. Il cemento, eccetera. Io non faccio una parete di cemento così grossa, costa. Io faccio una parete sottile e guarda, è così sottile che diventa economicissima. Così sottile che ci posso fare anche i mobili. I mobili da cucina sono fatti in cemento, spesso 5 centimetri, con il rivestimento delle piastrelle. Immaginate. Però poi si crea un problema. È architettonico. Una cosa così sottile, da soli 5 centimetri, regge quella dimensione? No. Allora Le Corbusier cosa fa? Lo gira in modo che il volume percepito sia diverso dal volume costruito. E questo è uno dei temi fondamentali, perché questa sequenza della superficie è controllabile, misurabile solo con lo strumento della sezione. Questa è una restituzione in 3D del primo progetto per la finestra, e vedete però che si tratta di tre finestre. Sono stupidaggini apparentemente, ma forse se il buon Dio sta nei particolari,
è di questo che dobbiamo un po' occuparci. E dall'interno è questo. Qui io mostro che è una struttura leggera, ma non per questo una struttura priva del dovuto peso architettonico. Quel progetto è troppo costoso. I Savoia dicono che non lo realizzano perché costa troppo. Le Corbusier pensa altre due soluzioni, cambiando completamente, però non è soddisfatto. Non riesce a trovare. A un certo punto torna indietro, ritorna al progetto originale e in qualche modo altera una serie di elementi che erano ormai consolidati del suo fare residenziale. Tutte le ville di Le Corbusier sono 5x5, hanno una maglia strutturale di 5x5. Le Corbusier in questo caso riduce la maglia strutturale a 4,75x4,75, quindi la fa più stretta. Concentra sul piano primo tutto il sistema della villa, della residenza, e sull'ultimo piano, dove prima c'erano le camere del figlio e degli ospiti, si limita a costruire uno spazio di giardino. È interessante che volumetricamente non c'è differenza, perché di nuovo sono quelle superfici, anche se senza tetto, una sorta di rovina di quello che la villa voleva essere, raccontano un volume che è quello percepito, che è diverso da quello costruito. Quindi, in qualche modo, questo edificio racconta veramente quell'idea che è la superficie che costruisce i volumi nel suo modellarsi. E questo suo modellarsi noi lo dobbiamo gestire attraverso la pianta, ma ancora di più attraverso la sezione. Questa è la pianta del progetto quasi definitivo, questa è la quarta soluzione. Non è ancora del tutto risolto il sistema delle stanze. È invece profondamente diverso il sistema della finestra. Vedete che i due pilastri sono stati sostituiti, ognuno da due piccoli elementi di metallo, due tocchi. C'è anche una sezione che si capisce un po', ma si capisce molto di più da questo schizzo. Che ci indica cos'è. Ed è un misto di esigenze. Le Corbusier ha sempre bisogno un po' di far vedere che le cose hanno un uso funzionale, quasi a giustificarsi. Cosa succede rispetto alla prima soluzione? Intanto le tre finestre diventano uniche. Poi c'è un sostegno, che però sarebbe poco, allora le Corbusier ne mette un secondo. Siccome non ha ruolo strutturale, lo giustifica usandolo come sistema di raccolta d'acqua, con l'acqua che arriva dentro il patio. Ecco qua che viene disegnata questa soluzione, qua l'acqua che si raccoglie qui sopra viene raccolta e portata, quindi arriva l'acqua da tutto il tetto o da buona parte del tetto. È un'immagine di questa pianta. Io credo che se vogliamo ragionare sulla pianta e la sezione, questo è uno dei disegni più belli che Le Corbusier ci ha lasciato, o che lo studio di Le Corbusier ci ha lasciato. È il disegno della pianta. Diciamo dell'ultimo impalcato, per parlare con un termine da ingegnere, in cui sulla pianta sono disegnati, da un punto di vista architettonico, tutti i particolari dei singoli punti dell'edificio. Vedete che queste sono tutte delle sezioni. È una cosa decisamente unica. Troviamo qualcosa di simile in una delle piante della Villa Stein. Probabilmente questa cosa viene fatta perché Le Corbusier, nel caso della Villa Savoye, è obbligato a far fare i calcoli che di solito venivano realizzati in studio da suo cugino, Pierre Germain. C'è troppo lavoro e quindi i calcoli vengono fatti fare all'esterno dello studio. E per essere sicuri che l'ingegnere non travisi quelle che sono, diciamo così, le esigenze architettoniche, vengono in qualche modo sviluppati tutti i particolari, tutti quegli elementi che avevamo visto in quella sezione dove si mostravano, diciamo così, come risolvere i vari problemi. E ci sono anche tutta una serie di schizzi che sviluppano questa. Questa è la soluzione della seconda, la seconda soluzione per la finestra. Vedete che a questo punto è diventata una finestra unica. Questa è la finestra in lunghezza più grande che Le Corbusier ha fatto, ben più degli 11 metri dell'originale
della finestra in lunghezza che aveva realizzato per la casa, per la petite maison fatta per i genitori sul lago di Ginevra. Fra l'altro, la soluzione con i due pilastrini metallici è ripresa da questo stesso progetto, dove però i pilastrini non si vedevano visto che c'era la vetrata. Nel momento in cui la Corbusier toglie la vetrata, si crea una differenza. Questo è lo sviluppo a una scala ulteriore. Vedete che mano a mano le scale, i disegni si precisano. A me piace pensare a questo preciso disegno perché troviamo veramente tutto quello che deve avere un esecutivo. Cioè, si parla dei materiali, lo vedete qua con precisione, no? È cemento, è tamponamento, è metallo, questo è il tubo per l'acqua, no? Viene raccontato esattamente tutto, salvo questa nota qui. Dice, bisogna vedere come questo piccolo piano va a sbattere sulla grande vetrata, perché il problema non è solo di come costruirlo, ma di come volumetricamente questo edificio va a svilupparsi. C'è una grandissima vetrata, questa grande vetrata che mette in comunicazione il salone col patio e che ne fa un tutt'uno. Se la tablette fosse stata quella che era disegnata nell'altro prospetto, nell'altra sezione sarebbe arrivata fino a qui. E allora non va tanto bene. Ora bisogna pensare a qualcosa. Vedete? Sbatte contro, brutto, poco elegante. Che Le Corbusier cerca sempre la soluzione elegante, cioè quella che soddisfa lo spirito razionale, gli usi e il gioco corretto, sapiente e magnifico dei volumi della luce. Ecco la soluzione. Vedete che sono quei pilastrini un po' più sottili. Quei due è un po' impressionante perché sembra una sovrapposizione di ordini. Una sovrapposizione di ordini alle Corbusier non gliela potremmo attribuire, ma nei fatti è questo che lui sta facendo. Guardate. La pianta, questa è la pianta, diciamo, definitiva, il progetto definitivo. Salone, il sistema della cucina, office, ingresso, disbrigo di servizio, no? Terrazzina di servizio della cucina, camera del figlio, camera di boudoir di Madame e di Messier e camera degli ospiti. E poi i bagni. E questo è il patio. Guardate la forma. Intanto questa è una forma a goccia e poi la tavola sopra, da un lato, si allunga molto di più e dall'altro si restringe. Vedete che una forma a fuso, Corbusier che scrive verso l'architettura, occhi che non vede. Cos'è che non vedono i nostri occhi? Che il nostro patrimonio formale si sta arricchendo di figure che fino ad oggi non conoscevamo. E l'aereo è una di queste. No? Quindi, come non vedevamo il piroscafo. Un'organizzazione della vita che noi non vedevamo. Così l'aereo, che è una forma incredibile, è un prodotto di alta selezione. La lezione dell'aeroplano sta nella logica che ha preceduto all'enunciato del problema e alla sua soluzione. Il problema della casa non è posto. Le attuali realizzazioni dell'architettura non rispondono più ai nostri bisogni. Ciononostante, sono individuati gli standard dell'alloggio. La meccanica porta in sé un fattore economico di selezione. La casa è una macchina da abitare. E su questa parola poi approfondiremo. Quello che è interessante vedere è che gli aeroplani che mostra sono esattamente come le sculture di Brancusi, forme che cambiano la loro natura a seconda del punto di osservazione che abbiamo. È la stessa cosa, un'ala di aereo vista da basso è pesantissima, vista in prospetto non è nulla. È leggerissimo. È esattamente quello che fa Le Corbusier qui. Questo è un volume che, pur essendo molto sottile, viene percepito con il giusto peso. Ecco che questo è un architrave alla misura della finestra in lunghezza più grande che lui vuole costruire. E anche questa forma a uovo, a goccia, è corretta perché quando noi la percepiamo, nella vista che è prevista, cioè lo stesso peso o quasi del pilastro inferiore. Quando invece siamo sopra, non è un ostacolo visivo eccessivo, e da davanti tende un po' a scomparire, e quindi a restituire l'immagine della finestra in lunghezza, e questo è dall'interno. Tutta questa sequenza un po' ci porta a ragionare su un altro dei capitoli di
verso un'architettura, che è quello del Corbusier ragiona con delle perle, no? Ci sono richiami agli architetti, occhi che non vedono, e una delle terne è architettura. E c'è questa architettura, pure création de l'esprit. Ho lasciato la pagina in originale perché la traduzione in italiano non è buona. E dice la modernature è la pierre de touche de l'architecte. Cioè la modernature è la pietra di paragone dell'architetto. Qui si rivela artista o semplicemente ingegnere. Come sarebbe semplicemente ingegnere? Fino a tutte le altre pagine, l'ingegnere era quello che ci insegna attuale. Corbusier sta dicendo, stiamo attenti, non è così. La modernature è libera da ogni condizionamento. Non si tratta più né di usi, né di tradizioni, né di procedimenti costruttivi, né di adattamento a bisogni utilità. La modernature è una pura creazione dell'esprit, richiede il plasticien. Queste tre parole, modernature, esprit, plasticien, sono cruciali. Intanto, modernature, pur derivando dalla parola italiana moda natura, è ben altro. Infatti, in italiano la moda natura è un singolo elemento, quindi una scozia o un toro. In francese è la composizione di moda natura, quindi il comporre la sequenza del gioco corretto, magnifico, dei volumi della luce, perché questo fanno le modalità, è l'arte dell'architetto ed è ben diversa questa. È una pura creazione della razionalità, perché se voi lo fate e lo dovete fare solo attraverso la sezione, è un disegno razionale, non è un disegno casuale, non è un'impressione e richiede il plasticien. Plasticien è un termine molto interessante perché è il termine che usa Choisy quando racconta quale dovrà essere il tecnico del futuro. Choisy dice che il tecnico del futuro dovrà essere le technicien plasticien, cioè il tecnico che è dotato di arte plastica, che sa maneggiare la volumetria. E quindi sì l'ingegnere, ma con qualcosa di più. Sì la razionalità, ma con qualcosa di più. Quindi non semplicemente ingegnere. Si rivela artista o semplicemente ingegnere. E in qualche modo l'ingegnere, nelle pagine di Verso l'architettura, una sorta di Virgilio, ci porta fino alla soglia del paradiso, ma dopo c'è qualcosa d'altro, qualcosa di indicibile, apparentemente, in realtà estremamente dicibile, che l'ingegnere non possiede. Appunto, eravamo partiti da qui, estetica dell'ingegnere, i ponti, poi finiscono sulle banconote anche loro, e i Eiffel, ma quando Le Corbusier parla del piano, ci mostra soltanto volumetrie, guardate, questa è un'altra cosa strana, è assonometria dal basso, e appunto, però con razionalità. Quindi, perché si fa tutto secondo i tracciati regolatori. Nel passato lo hanno anche le architetture del presente, quelle di Le Corbusier. Ma è tutto qui, è tutto in questo giocare, saper disegnare una cornice, il tema. Certo Le Corbusier lo sa fare. Questo è il disegno della cornice della Villa Schwab. Guardate questo disegno, è straordinario. È semplicemente una superficie che si piega. E in questa sezione lo vedete tu. Quindi il semplice piegarsi della superficie produce il gioco corretto, sapiente e magnifico dei volumi. E tutta qua l'arte dell'architetto? Non proprio. Cioè, sono quattro i volumi dove Le Corbusier raccoglie gli scritti che erano usciti sull'Esprit Nouveau. Uno è Verso l'architettura, parla soprattutto dell'architettura. Uno è Urbanisme, parla della costruzione della città. Uno è L'art décoratif d'aujourd'hui, parla degli elementi, diciamo, di scala minore, di arredo, eccetera. Dopodiché c'è una sorta di, io lo chiamo quarto terzo, parafrasi da macelleria, che è Almanach d'architettura moderna. Corbusier, tutto quello che resta lo mette, tutto quello che non trovava una sistematizzazione lo mette. Non per questo sono meno importanti. Questo è il volume che in qualche modo viene, cioè che viene presentato all'inaugurazione del Pavillon dell'Esprit Nouveau. Non casualmente è questa l'immagine di copertina. Ebbene, dentro questo volumetto sono tre pagine che spiegano con precisione cos'è modernature. Modernature, parola barbara, selvaggia, straniera, sconosciuta, moderna, dadaista, se Dada non si fosse già ritirato dalla circolazione. La parola in tutte le pagine di Auguste Choisy, questo ammirabile ispettore generale dei Ponte Chaussée in pensione, autore, la più degna opera che sia mai stata fatta sull'architettura. L'elevazione del pensiero più alto, lo stile più fermo, forse il più bello. Ma io non sono un uomo di lettere, anche se Monsieur Paul Valéry la settimana scorsa mi ha detto che questo stile è ammirabile. E ieri Monsieur Valéry ha preso lo scranno di Anatole France all'Académie Française. Io ho scritto in Verso un'architettura
La modernature è la pierre de touche de l'architecture. La modernature è un pure creazione dell'esprit. È la pelle plasticienne. Ebbene, e poi racconta questo episodio molto divertente in cui Le Corbusier va a scegliere il terreno dove realizzare il Pavillon de l'Esprit Nouveau e trova questo ingegnere dell'esposizione che un po' lo prende in giro, dice: Le Corbusier, siete quello strano, no? Con quelle parole che voi usate, che nessuno conosce, dite cose che non si capiscono, no? E dice: ma per esempio usate quella parola modernature. Cosa significa? Ancora una delle vostre parole? E Le Corbusier risponde: Monsieur Bonnier, la parola è nel dizionario, ma più che là, la cosa è nell'architettura. È il momento più alto dell'architettura, è il momento in cui i tratti del viso prendono la loro qualità attraverso il profilo che dall'alto in basso determina l'ombra e la luce. Va a dire quello che l'occhio vede e di conseguenza è quello che ci dà l'emozione architettonica. Le absidi di San Pietro, il Partenone e così. E poi dice: la modernature non è molurazione. Molurazione è tre connu, è tre pratiche. No? Dice: la modernature non è il mettere cornici. Il mettere cornici è molto conosciuto e molto praticato, eccessivamente praticato. Il mettere cornici è restrittivo e non concerne concerne alla cornice in sé. La modernature esiste anche su un edificio senza cornice né senza cornice né modernature. È il suo profilo. Tutto ciò che concerne il suo profilo, il profilo di un uomo che ha il naso in aria o che le ha prese, che ha la fronte piatta o curva. La non è molto conosciuta oggi, è che la cosa è stata persa. E guardate la Gare d'Orsay, il Grand Palais, gli edifici che Le Corbusier attacca. Bene, adesso ritorniamo un attimo su alcuni di questi esempi, perché c'è una densità in queste poche parole che è straordinaria. Intanto la modernature esiste anche in un edificio senza cornici. E difatti mostra questo edificio qui, una piccola casetta, una casetta qualsiasi, eppure ha una forza notevole. E poi è tutto ciò che concerne il suo profilo. Il profilo in francese è la sezione. Allora è la sezione che è l'elemento con il quale noi diamo carattere agli edifici. La modernature esiste anche in edifici senza cornice né modulo. È il suo profilo, è tutto ciò che concerne il suo profilo. Ma questa non è un'immagine che conosciamo molto bene. Sono queste immagini dove le diverse sistema di cornici è associato a un carattere, a un viso. Per cui la cornice tuscanica di Palladio, di Scamozio, di Vignola non sono uguali, sono diverse e producono sensazioni diversissime. Queste sono le immagini che disegna Blondel, uno dei teorici dell'architettura francese del tardo Seicento, il primo teorico importante. E non a caso è l'architetto che in qualche modo fissa una sorta di rigore architettonico rispetto al rococò imperante nel resto d'Europa, o tardo barocco, come vogliamo chiamarlo, o comunque agli stili che giravano in giro per l'Europa. E quindi ci troviamo con Le Corbusier che riprende esattamente le immagini di uno dei grandi accademici di Francia. Le Corbusier in realtà li legge tutte queste cose. Questa è una nota che fa Le Corbusier in cui ricopia da un testo di Blondel l'importanza dello studio dell'architettura tutti i libri che un architetto dovrebbe leggere. Beh, guardateli. Ci sono tutti i trattati scritti fino a quel momento. Le Corbusier sottolinea, non si sa se significa corsivo o se significa l'ho letto, però sottolinea e anche spunta. Dopodiché è interessante perché Le Corbusier di questo libretto, no? L'importanza dello studio dell'architettura, Le Corbusier ricopia un paio di capitoli, fra cui quello che racconta di come ci si rapporta al cliente, per dirla chiaro. E guardate però l'altra immagine che c'è a fianco, perché Blondel non si limita a mostrarci razionalmente come si costruiscono le modernature,
mostra anche in terza dimensione i visi, le sensazioni che produce. E questo Le Corbusier essere erede di tutta una tradizione è una cosa che una lettura attenta verso l'architettura rivela. L'elemento più incredibile è quando Le Corbusier parla di grande che non vuol dire grandioso. E l'esempio è la Basilica di San Pietro. Tutti i teorici francesi, da Blondel in poi, in tutti i loro trattati, parlano di San Pietro e dicono che San Pietro è grande ma non grandioso. Le Corbusier aggiunge l'immagine di Santa Sofia. Quando parla del tradimento di Michelangelo, dove la grandiosità che poteva essere ancora maggiore di quella della Moschea Verde se si fosse entrati qui, se non ci fosse stato il baldacchino a occupare il punto cruciale di tutta la basilica, è stata tradita dalla realizzazione della navata, dalla realizzazione dell'andito, dalla piazza San Pietro, dalla via della conciliazione e così via. Mentre Santa Sofia, che si entra quasi da un pertugio rispetto allo spazio, ci si ritrova lì. Ed è la differenza che c'è fra San Pietro e il Pantheon. San Pietro è più grande, ma il Pantheon è più grandioso, perché non basta far grande per far grandioso. Sono le parole che trovate in decine di trattati francesi. Di nuovo, qui, sì, come abbiamo visto in Blondel, la terza dimensione, che viene costruita però profil, che il profilo quando diventa silhouette è sezione. Non solo, il rapporto fra una cornice e volume, qua è esemplare, questo è l'atelier aux enfants, la casetta con l'atelier che Le Corbusier realizza per il suo amico pittore Amédée aux enfants. Guardate questo disegno, questo è l'edificio. Eppure, e non a caso, questo edificio l'avevamo visto a illustrare quelle due paginette, Modenature. Però non è solo questo, un volume anche senza queste cornici, composte correttamente, peraltro, pur soddisfando esigenze tecniche come quella della protezione dall'acqua. Possono esistere una modenatura anche senza le cornici. E il tema è appunto la sezione. La cosa più incredibile è quando voi andate a visitare il monastero della Turè. Perché quello è l'edificio in cui forse tutto quello che abbiamo visto su quel rapporto fra spazio percepito e spazio costruito, qui è esemplare. Voi siete sotto nella cripta, siete sotto a questi elementi e vi sembra di essere sottoterra, perché la distanza che vi separa dalla luce è infinita. Sembra che ci sia una massa sopra la vostra testa. In realtà ci sono dei tubi, ma voi percepite questa sezione. Questo voi percepite. E quindi quando vi trovate qui avete quella sensazione. Addirittura questo piano, voi entrate nella cripta attraverso la sacrestia. E tutto questo attraversamento sembra di avere sopra un volume incredibile, che questa massa in realtà è una consistenza edilizia ridottissima. Qui si vede come anche tutta una serie di temi su cui Le Corbusier riflette informano tutto il suo operare successivo. L'ingegnere cosa ne sa, cosa ne capisce? Boh, un po'. Cosa viene realizzato? Questi sono i disegni, diciamo, esecutivi dei cementi. Ferri, cose, eccetera. La cosa divertente è che l'ingegnere capisce, gli fa sti disegni qua. E Le Corbusier gli fa con la penna blu, dice: no, ti ho mandato un altro disegno, non una forma. Ed è il tema della precisione. Tutti quegli elementi che avevamo visto prima nella pianta vengono sviluppati nel calcolo per l'ingegnere, ma dal punto di vista nello studio delle cose. Torniamo alla nostra finestra, che vedete che è un po'. Io parlo solo di una cosa assolutamente irrisoria, ma che in qualche modo tira fuori una serie di elementi che sono cruciali. Vedete, questo è l'ultimo schizzo e questo è il disegno definitivo. Vedete come è fondamentale l'obiettivo. Cosa vuole Le Corbusier? Le Corbusier vuole una massa monolitica dove si evidenzia
quantità ridotta di materiale che è stato messo in opera, pur costruendo una giusta percezione volume. Vediamo che in questo disegno c'è ancora quel binario con i pannellini a correre che avevamo visto nel disegno del Padiglione dell'Esprimo. Vediamo che si sta ragionando ancora su quale sia la forma più opportuna per il pilastro, ma resta tutta questa forma. Guardate questa forma, è ben strana. In questa immagine che abbiamo noi del moderno, di una cosa tutta squadrata, Le Corbusier scrive il coraggio delle modanature quadrate. Non c'è una modanatura quadrata che sia mezza, c'è solo questa volontà di un'unitarietà percettiva dell'edificio che domina tutto. Addirittura Le Corbusier risolve il problema tecnico, le parti esposte all'acqua sono fatte con un intonaco più ricco di cemento. Quelle meno esposte all'acqua sono un intonaco normale. Questo gli permette di avere un'unitarietà apparente e per soddisfare il problema tecnico bisogna esibire la differenza. È quello che appunto avevamo visto evidenziato in questo disegno. E naturalmente poi su tutti i livelli. Funzionano queste cose? Sì, funzionavano benissimo. Infatti, l'unica cosa che non si era rovinata erano proprio questi elementi di cemento. Queste sono delle immagini degli anni 60. Quando si comincia è necessario il restauro della nuova. Vedete, questo è il muro della di cinta della villa sul lago Lemano per i genitori delle Corbusier. Da un lato voi vedete 70 centimetri, e dall'altro vedete quasi un elemento accogliente dove potete rifugiarvi. Sono due percezioni diverse, semplicemente ottenute piegando una superficie. E questo poi è come lavora nella luce quella soluzione, cambiando continuamente. Sono le stesse cose su cui riflette Brancusi. È un ragionare da scultore, ma è un ragionare anche totalmente da architetto. Addirittura Choisy parla delle modanature che sono diverse a seconda che siano messe in luce o in ombra, perché devono lavorare in un modo differente. E poi vediamo cosa oggi è presente. Questo è quello che noi oggi vediamo e questo è quello che noi vediamo nei disegni. Appunto, una differenza. Ma è così? Non era così, guardate. Questo elemento che oggi è totalmente piano, molto coerente con l'idea che abbiamo di moderno. Non è, e quindi con quest'idea delle modanature quadrate, austerità, non è quello che c'era. Queste sono le foto di Bourri fatte negli anni 60. Perché è scomparso tutto questo? Ci si è dannati a scegliere la tonalità di bianco e si sono dimenticati questi pezzi. Elemento che c'era anche all'inizio. E andando a misurare ci si accorge che probabilmente l'elemento sta dentro, quasi sepolto nei restauri che si sono stratificati. Vedete che questa dimensione è ben diversa da quest'altra. Si è messo a posto tutto. Si è lecorbusianizzato Le Corbusier. Mentre nella terrazza della cucina, visto che là nessuno mette il naso, la cosa è rimasta, si è conservata. Sono le tre soluzioni, vedete la differenza. Di cosa significa un particolare e la sua progressiva messa a punto? Non solo. Guardate questo volume, questo elemento. Questo elemento ci parla di bisogni utilitari, isolamento. Ma doveva essere così, secco, un volume quasi scolpito di pietra. Non solo, doveva essere una superficie pura. Guardiamo una serie di immagini. Doccioncini non c'erano, ma non c'erano neanche negli anni 70. Compaiono dopo i restauri per il centenario della nascita di Le Corbusier. Cosa vuol dire
aver perso quei due elementi. Sembra una stupidaggine, ma chi se ne frega di due tubi e di uno spessore che si è ingrossato. Le Corbusier, quando parla dei 5 punti per una nuova architettura, ma cosa ci si è persi con quelle variazioni che onestamente sembrano irrilevanti? Perché fra l'altro sono tutte modifiche che sono state dettate dalla soluzione di problemi tecnici, cioè la Villa Savoie ha sempre avuto problemi di infiltrazioni d'acqua, la Madame scriveva alle Corbusier che pioveva in casa, lui rispondeva che era lei che non sapeva fare la manutenzione, che non era assolutamente l'umidità e tutte queste cose, ma è un grande classico, un'opera, così dice, Rem Koolhaas ci ha scherzato su nel suo filmato sulla villa a Bordeaux, no? Sul fatto che una casa moderna deve avere anche, col tetto piano, deve anche avere l'acqua dentro. Beh, poi il filmato è fatto dall'abitante, dalla Louise Lemoine, quindi ancora di più. Però quest'idea che chi ha restaurato ha messo finalmente a posto tutto, però ha messo tutte le scossaline, le carte catramate, eccetera, esattamente quello che conclusione. E soprattutto ci si accorge che c'era un'idea dietro. Da un lato si perde uno degli aspetti del moderno. No? Le Corbusier stesso dice che i climi freddi impongono l'eliminazione del tetto inclinato e comportano la costruzione di tetti terrazza vuoti e il deflusso dell'acqua avviene all'interno dell'edificio. Invece di cercare di evacuare rapidamente l'acqua piovana, si deve cercare di mantenere un'umidità costante sul cemento armato. Perché? Perché l'umidità mantiene elastiche le guaine. Quindi tutte le guaine si sono rovinate perché si sono asciugate. Se portiamo l'acqua fuori, poi certo che piove dentro. Ma io credo che il tema sia ben più sottile. E non è soltanto una mancanza di modernità che andiamo a ottenere. Ma si perde in realtà la lezione di Roma. Uno dei tre capitoli dedicati all'architettura si intitola infatti La lezione di Roma, che non solo ci mostra per le Corbusier i monumenti famosi della città, ci mostra questo schizzo straordinario in cui Piranesi viene restituito nelle forme platoniche fondamentali, ma ci mostra Michelangelo, ci dice punto. Cos'è il gioco corretto, sapiente e magnifico dei volumi della luce? La drammaticità del sistema delle trabeazioni. E però, scusate, questa lezione di Roma è anche un aspetto dell'architettura romana. Le Corbusier, nel capitolo successivo, quando parla dell'illusione delle piante, e ci mostra la Karlsruhe di Weinbrenn, cioè la città costruita con una pianta circolare, con al centro il palazzo del Granduca del Württemberg, in realtà ci spiega che quella cosa non si vede mai. Quindi è una geometria che non percepiamo, quindi non ha senso. Mentre invece nello stesso capitolo ci parla della straordinarietà delle piante delle case romane, con la loro asimmetria. Ci sono una serie di testi, fra cui uno molto bello di Forster, dove da una porzione di questa pianta si ottiene la pianta della Maison La Roche, per dire quanto poi l'architettura di Le Corbusier è intrisa dell'architettura romana. Soprattutto questo rapporto degli spazi dell'architettura romana, il grande insegnamento. E da quel punto di vista io vi consiglio, se sulla Ville Savoie il testo principale l'ha scritto Josep Queblas, è un volumone in spagnolo ma ricchissimo di documentazione.
Lui scrive a un certo punto: spostamento delle aperture fino alla linea di incontro dei piani, per evitare di chiudere lo spazio in una scala e permettere l'espandersi illimitato delle superfici. Vuoti centrali segnati da una differenza di luce, convertendo lo spazio in una graduale trasformazione attraverso diaframmi. Illuminazione diffusa riflessa dai muri, illuminazione puntuale con luci zenitali, assi visivi che attraversano spazi eterogenei, discontinui, e assi secondari che si spostano gradualmente, giardino interno come esito finale. E tutto questo senza allusioni storiche, cioè senza utilizzare modelli precostituiti, senza citazioni erudite o stilistiche, semplicemente dando forma allo spazio interno, dandogli origini. Questa è una descrizione delle case di Pompei, ma al tempo stesso è la descrizione della Ville Savoye, se vogliamo. Esito finale, il giardino interno. Tutto è un arrivare al patio, al giardino interno. Ma guardate anche Casa del Poeta Tragico, di cui c'erano gli schizzi. Quando entrate, cosa trovate? Trovate il lavandino. Ecco allora che quel lavandino, sì, è una fontana alla Duchamp, ma è un retaggio della cosa che i romani sapevano fare meglio. No? Infatti, a un certo punto, Choisy, per aprire il capitolo sull'arte romana, scrive: dall'arte greca, che sembra un culto disinteressato reso all'idea di armonia e di bellezza astratta, passiamo a un'architettura essenzialmente utilitaria. In quella quarta composizione sì, si soddisfavano i bisogni funzionali, si soddisfavano anche i bisogni funzionali, non solo si rendeva la virtù dello spirito razionale. Quindi, e nello stesso capitolo di nuovo abbiamo due elementi: l'immagine dell'Acropoli si ripete verso l'architettura, è una delle poche immagini che si ripete, ed è associata al suo complementare. Cioè, mentre l'Acropoli è il luogo del volume, il Foro di Pompei è il luogo dello spazio. E sono i due punti di riferimento su cui lavora Le Corbusier. E quindi è l'architettura romana, appunto, che abbiamo visto qui. E cos'è l'architettura romana? Il corpo degli edifici si riduce a una massa di malta e di calce, un monolite costruito, una sorta di roccia artificiale. Ed è esattamente quello che Le Corbusier costruisce. È una massa dei materiali che ha a disposizione, ma la volontà è quella di costruire un monolite e di renderlo tale. A dispetto delle possibilità costruttive, perché secondo me la grandezza di tante architetture è che usano i materiali a loro disposizione, le tecniche a loro disposizione, ma le piegano per ottenere quello che è solo e banalmente il risultato che vogliono, ma la loro idea di architettura. Difatti, ecco l'edificio, che è una massa compatta. L'intonaco è il modo più semplice in questa dimensione per ottenere una massa senza i segni del cantiere. Per cui urlano vendetta quei due pirulini e quella scossalina finale, perché riportano quella massa astratta, quell'opera quasi di scultura, alla banalità del tema edilizio. C'è un altro elemento. E poi, appunto, come scriveva Le Corbusier, ci si perde i romani, che sono i grandi costruttori di chassis, lui dice. I romani costruiscono straordinari chassis. Poi il vestito, l'architettura, che dovrebbe fare il plasticien, richiede ben altro, richiede l'architetto e richiede la capacità, appunto, plastica, che deve superare però le questioni tecniche. Certo,
C'è un altro particolare, secondo me, che è abbastanza interessante, ed è questo segno si trova qui. È sicuramente dovuto al fatto che hanno messo un isolante al di sotto del soffitto, nella parte scoperta, perché una parte è patio, ma una parte sono anche stanze, quindi un problema di isolamento c'è. Però cambia completamente la modanatura che si forma. C'è un raddoppio di linea, c'è un ispessirsi. Questa è una cosa abbastanza interessante. È interessante perché sembra in qualche modo che la superficie esterna si applichi a qualcos'altro. Quindi è come se la façade libre si evidenziasse ancora di più. È un particolare, fra l'altro, che troviamo esattamente nell'unité. Allora, cosa? Cioè, voi sapete benissimo che Le Corbusier, fino agli anni 30, costruisce queste architetture cosiddette bianche e dopo modifica molto il suo linguaggio. In particolare, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e probabilmente la ragione principale è che non è più in società con il cugino Pierre Jeanneret, che era quello che poi seguiva i cantieri. Le Corbusier si ritrova a dover, diciamo così, accettare edifici non completamente finiti, che è un modo di affrontare il tema, ma era anche un modo di dover poi superare problemi di gestione dello studio. E quindi in qualche modo sperimenta le rovine dei suoi edifici. Ma sono tutti edifici questi degli anni 50 che sono continuamente ricchi all'esterno di elementi che offendono il volume puro, se vogliamo riprendere le parole della lettera di Madame Savoie. Quindi chi sta seguendo i restauri dell'architettura corbusiana in realtà sono probabilmente più intrise del modo di operare di Le Corbusier del secondo dopoguerra che di quello del primo dopoguerra. E torniamo alla questione della filologia, quindi perdersi alcuni elementi non è cosa di poco conto, perché significa perdere approcci, perdere modi di pensare, ed è uno dei temi per cui dobbiamo occuparci di elementi apparentemente secondari, perché in realtà in un'opera non c'è nulla di secondario. Tutti gli elementi hanno un ruolo, hanno un significato, raccontano una condizione, dalla civiltà materiale con cui l'architetto si misura, alle sue idee, se ci sono, e così via. E naturalmente stiamo parlando di grandi autori. C'è poi un altro tema. Ho parlato della sezione come strumento per gestire la modellazione delle superfici. Questo è un modo di ragionare, di affrontare l'architettura, che è proprio di Le Corbusier, ma che lo pone in assoluta continuità con l'architettura storica, la greca fino a quella dei suoi giorni. Ed è la ragione per cui si può tranquillamente definire Le Corbusier l'ultimo dei classici. È un termine abusato, tutti sono, dopo una certa età, l'ultimo dei classici. Io credo che sia molto corretta se usata per Le Corbusier per questa ragione, perché il modo con cui concepisce l'architettura, il trattamento della superficie che è modellata attraverso la sezione, esattamente come avrebbe fatto Michelangelo, esattamente come aveva fatto Palladio, è la ragione di questa continuità. Ben diverso, proprio per spiegare la questione, è il mondo di Mies. Mies non modella la superficie. Mies disegna i giunti. È con i giunti che riesce a costruire. Ed è uno strumento totalmente diverso, è totalmente moderno. Il segno del cantiere che resta è quello dei pezzi che sono stati necessari per costruire quell'edificio. La natura di tutti i cantieri è quella di prendere materiali altrove e di portarli in un altro luogo per costruire queste edifici. Il sistema di modanature
molto spesso nasconde questa natura. L'articolazione superficiale di colonne, trabeazioni, eccetera, è esattamente questo. Noi non vediamo, visto che c'è un'articolazione, non vediamo che lì c'è un pezzo. Sembra semplicemente scolpito e modellato. Mies mostra questa cosa, lavora coi giunti. E coi giunti racconta tutto. Guardate banalissimamente le pareti di materiali diverso dal tramertino, parete di onice, non si limita a scorrere da un punto di vista spaziale, ma scorre anche coi giunti. Voi avete l'idea che si sta muovendo proprio per quello. E la sua differenza è denunciata anche dalla dimensione delle singole lastre. E questo particolare, secondo me, è il particolare più bello dell'architettura moderna. È questo punto qui. Mies costruisce con il travertino il reticolo entro cui si muovono tutti gli altri elementi nel padiglione di Barcellona. Ma guardate com'è posizionata la parete. Diciamo così, di primo acchito sembra un'irregolarità questo spostamento, perché va a chiudere la fuga. Il giunto. Per questa ragione, perché se io avessi portato la parete qui, questa fuga sarebbe sembrata molto più grande. In questa maniera invece le fughe continuano a essere tutte uguali. È un particolare minimo, ma precisissimo. La domanda però è un'altra ancora. Questo è un particolare di Mies, o è un particolare di chi ha ricostruito il padiglione. Ed è secondo me il tema di tutte queste architetture che hanno subito trasformazioni, perché la Villa Savoie, l'ha detto bene Alvaro Sizza, nell'articolo che scrive proprio per il libro che citava prima Marco D'Annunzio, dice è come un tempio giapponese, viene ricostruita ogni tot anni. Ogni tanto si ridà una mano, si rimette a posto, si stucca, si aggiunge, si fa. E questo però comporta trasformazione. Il padiglione di Barcellona era stato smontato ed è stato ricostruito dopo la morte di Mies. Noi oggi che visitiamo questi capisaldi, cosa tratteniamo? E dobbiamo operare con un atteggiamento filologico per capire chi è Le Corbusier, chi è Mies, chi sono i nostri accessori, o ci interessa quel particolare anche se non è di Mies, perché questo particolare è di straordinaria eleganza, che sia di Boigas o di Mies. A me interessa conservare questo approfondimento della disciplina, al di là dell'autore. È la ragione per cui metto insieme questi due elementi, perché questo è quasi un ribadire un principio, e questo è un altro. Di chi è l'autore? Sicuramente non è stato Le Corbusier, probabilmente non è stato Mies. Sono interessanti, sì, molto. Di questo deve arricchirsi la nostra disciplina, nell'osservazione, il nostro sapere personale, no? Nell'osservazione delle opere dei maestri. Perché proprio questa idea del cosa significa particolare. E uso questo termine, e volutamente non uso il termine dettaglio. Raffaele Moneo parla di dettaglio eloquente, per dire quando l'elemento di scala minima significa l'intero edificio. C'è un tempio che secondo me è straordinario, il tempio di Apollo a Corinto. Le colonne sono le uniche di tutta l'arte, di tutta l'architettura greca senza entasi. Perché? Perché in quel caso non c'era la luce al di là delle colonne, ma c'era la montagna. E quindi la luce non passava, non deformava quella forma. Allora, chi ha disegnato, chi ha realizzato quelle colonne, ha tenuto conto del luogo anche nel disegno dell'edificio, non solo nel sistema di...
Perché se quello è un dispositivo che permette di percepire correttamente una forma rispetto alle condizioni della luce, in quel caso il suo diritto deve essere diverso. Ecco, credo che questo entrare nell'edificio fino alla scala minima sia l'insegnamento che le architetture hanno ed è un po' quello che si tende a perdere quando si studiano i massimi sistemi, no? Il principio, l'elemento fondamentale, la relazione principale e dopo il resto sembra un problema di mera costruzione. No, non è mai, come insegnano più di tutti forse i maestri dell'architettura della Swedish Grace, Asplund e Leverenz, che a mio parere sono forse gli architetti più completi del Novecento. C'è un altro tema, appunto, vedere nel paesaggio, perché Le Corbusier quando illustra il capitolo sulla pura creazione dell'esprit, usa le foto di Boissonnat, che è un fotografo svizzero di Ginevra, famosissimo, che aveva fatto una straordinaria campagna di fotografica della Croce. È talmente identificato Boissonnat che Le Corbusier, quando realizza la Maison La Roche, spende un terzo dell'onorario perché Boissonnat faccia le foto dell'edificio, del suo edificio. È la composizione pittoresca fatta come l'Acropoli e lui vuole il fotografo dell'Acropoli per quell'architettura. Poi però, quando deve spiegare dove si trova l'Acropoli, perché anche l'Acropoli ha un contesto, cioè l'Acropoli non è solo il contesto dei templi che ci stanno sopra, ma anche l'Acropoli è un contesto, ha un contesto. E c'è questa descrizione bellissima di Le Corbusier che dice l'Acropoli, questo nero piroscafo che attraversa la pianura dell'Attica, non ha nessuna immagine, nessuna foto, perché nessuno ha visto quella cosa, perché gli oggetti in una condizione così non venivano visti. Le Corbusier li ha visti, ma ha un'altra cultura, ha la cultura di Cézanne, che riesce a disegnare, come dice Peter Handke, un paesaggio senza neanche l'aiuto di un uccello. Cioè non c'è più una descrizione del paesaggio, una sua restituzione come sistema di inquadratura, ma è la natura in sé, è il luogo in sé, è quello che Le Corbusier vede e coglie nell'Attica, quello che gli permette di vedere che anche l'Acropoli ha un contesto. E quanto sia importante l'architettura per vedere e mettere in scena il contesto, lo dimostrano questi schizzi, no, di Le Corbusier, dalla Villa Adriana al foro di Pompei, che in qualche modo lui ricostruisce. Questo è il controcampo, questo è verso i Monti Lattari, quello era verso il Vesuvio. È la stessa cosa che lui mette in atto quando realizza l'unité d'habitation a Marsiglia, che è uno spazio chiuso per l'occhio. Questa altezza è superiore al nostro punto di vista, per cui costruisce una sorta di macchina ottica che mette in scena il paesaggio. Esattamente quello che aveva fatto con l'Acropoli. E guardate questa, che forse è la sezione più bella di Corbusier, è la sezione di Chandigarh, che attraversa tutto il Campidoglio, su cui lui applica un retino, che è un disegno di mera sezione, diventa un profilo, esattamente come quel profilo della statua del principe ellenistico che aveva schizzato a Napoli. Tutto questo intervento è una straordinaria cornice, è una tavola lunga 4 metri, ognuno di questi è un foglio di lucido, che serve a mettere in scena l'Himalaya.
Nelle prime pagine del primo volume dell'opera completa trovate questi sei schizzetti, che sono esattamente quello che lui fa a Chandika. Quando dice il valore della sezione, no? Come silhouette. E poi sono appunto Firenze, Roma, Parigi, il Pantheon, Istanbul, Erzurum, eccetera. E tutto questo avviene con cosa? Con un principio che è quello della precisione. Il terzo capitolo, Gli occhi che non vedo, è dedicato alle automobili. Ma se quando parlava di piroscafi vedevamo un piroscafo, e quando parlavamo di aeroplani vedevamo un aeroplano, adesso che lui ci sta parlando di automobili, non vediamo un'automobile, vediamo un motore. E questo è molto interessante, proprio perché. Quando parlavamo prima della machine à habiter, ma cos'è la machine? Non è un'automobile per abitare, è una macchina. È un concetto rinascimentale, vogliamo. È un organismo dove tutte le parti concorrono a un unico risultato. Ecco perché mostra il motore. Le Corbusier più volte parla della frazione di millimetro che interviene quando parla del Partenone. E di tutte le modanature che lo disegnano. Provate voi a fare un millimetro in un motore. Non funziona più. Ecco cos'è la precisione industriale. Manca all'architettura fatta dagli artigiani e non dall'industria. Ecco cosa differenzia Le Corbusier dall'Art Nouveau. Ecco perché gli interessa Blondel. Contro tutto questo floreale che è roba da artigiani che imperversava per l'Europa. Bisogna puntare alla standardizzazione per affrontare il problema della perfezione. Il Partenone è un prodotto di selezione applicato a uno standard. L'architettura agisce sugli standard. Gli standard sono un fatto di logica, di analisi, di studio scrupoloso. Si stabiliscono a partire da un problema ben posto. La sperimentazione fissa definitivamente lo stato. E questo pone il tema della disciplina. Questa che forse è una delle immagini più famose di verso un'architettura, con i templi greci e le automobili. È un'immagine che forse noi non cogliamo in tutta la sua ricchezza. Cosa ci mostra Le Corbusier? Che questo che è il primo tempio dorico conosciuto, si arriva al Partenone, che è il vertice di quest'arte, che fra l'altro anche è un elemento di sintesi dove architettura dorica e architettura ionica si fondono. E sotto cosa troviamo? Due automobili. Per il nostro occhio queste due automobili sono sostanzialmente identiche, ma in realtà si tratta di una delle prime automobili rispetto a un'automobile sportiva velocissima e frutto straordinario dell'aerodinamica, dell'ingegneria, eccetera. Allora forse sarebbe giusto fare questo, perché il tema è posto uno standard, c'è poi tutto un lavoro di messa a punto. E quando la messa a punto passa da una generazione all'altra, allora si costruisce anche una disciplina. E questo è un tema fondamentale. Oggi, se vogliamo parlare di trasmissione del sapere, di disciplina, eccetera, dovremmo porci anche questo tema. Poi, vi ho citato già prima l'esempio della Touraine. Come edificio in cui nella Ville Savoie. Ma guardate questo momento, quel riquadro di luce come nelle case di Pompei, che sembra sospeso nel nulla. È una forma pura lì, eccetera. Guardate qual è la macchina che lo produce. Una macchina complessissima, fatta in modo da ottenere il minimo di spessori, il filtrare la luce in un certo modo, che in quel momento che è particolare la luce non vari durante il giorno.
Perché mentre in altri punti è importante che la luce cambi a seconda delle ore del giorno, in questo caso è importante che non cambi, perché quella è una luce assoluta, è la luce di Dio, quindi viene dall'alto, mica cambia ogni 5 minuti, non è sottoposta allo scorrere del tempo, è una cosa che sta lì, astratta, quella sì. Allora questa è la precisione del motore, della macchina. E quindi dovremmo dire che sono macchine, ma non automobili per abitare. Questa, per esempio, la chiesa di Firmini, tutto questo ambaradan di forme, di cose, eccetera, serve a costruire un cielo stellato. Niente di più. Ed è questa la straordinarietà di certo. Quella complessità si riduce a questa immagine semplicissima. Ecco allora perché ritorno per chiudere un po' alla lettera di Madame Guimet. Parliamo con elementi volumetrici, perché questi sono gli elementi che noi possiamo far vedere, appunto. Quello che non si vede a Karlsruhe e che determina l'illusione delle piante. E però agiamo con strumenti astratti. E l'astrazione ci permette poi di cogliere l'essenza delle cose. Corbusier, proprio nel scrivere 2 righe in quella mostra di arti cosiddette primitive nel 1934, scrive: le opere della razionalità non invecchiano mai. Questo è il senso dell'astrazione. E tutt'altro che astratto, ma altrettanto importante è il gioco di volumi, il gioco corretto, sapiente, magnifico dei volumi nella luce, che è un gioco astratto, che lì ci sia uno spazio o meno, che al di là ci sia una stanza o un luogo dove prendere il sole senza il tetto. È rilevante. È quel rapporto fra i volumi che conta, e quella è la sua ricchezza. E soprattutto, forse, che quello sia un momento in cui si è liberi da ogni condizionamento. Esattamente come la capigliatura delle statue di Policleto. Grazie, io con questo ho finito. Grazie Carlo. Prego. Grazie mille, bravo. Applauso al tempo del coronavirus, questo. Sì, mi sembra un po' fulminante, ma insomma va bene. Ecco che si compone il puzzle della nostra Bello tavola perché virtuale. se le città sono fatte dalle architetture, le università sono fatte dagli studenti, mai, mai quanto queste volte qui. Sì, innanzitutto io lo ringrazio, ti ringrazio Carlo per oltre che per la consueta generosità, no? Per la disponibilità a presentare questo lavoro ai nostri ragazzi, a noi, anche per aver in qualche modo dato corpo a quella intuizione riguardo alle sezioni. Inizio, come dire, con delle considerazioni, sperando che poi i ragazzi si seguano con delle domande. No, dicevo, ti ringrazio per aver dato corpo ad una questione, anzi, più che corpo, aver ulteriormente amplificato il senso che ti avevo chiesto di dare a questa comunicazione, cioè le sezioni della Ville Savoie come in realtà sezioni del progetto, ma appunto non soltanto sezioni verticali, ma anche sezioni orizzontali come strumenti del progetto, ma addirittura, come poi tu ci hai ben illustrato, questo continuo approfondimento, no? Questa sezionatura dell'architettura che si estende dal lato astratto della misura, no? Della riduzione al disegno architettonico, fino
a tutta una serie di altri aspetti che anche in un'opera per certi versi piccola, no? Come quella di Vilsawà, noi possiamo scoprire, possiamo conoscere. Sezioni orizzontali e verticali, quindi, però anche sezioni di materiali e di colori, no? Aver sezionato questa architettura attraverso i suoi materiali e i suoi colori, che ti porta, che ha portato immediatamente poi anche a sezionare, no? Un altro aspetto, che è quello della visione artistica di Corbusier, che poi è la sua visione di mondo, no? O la visione di mondo che ognuno di noi dovrebbe avere prima di mettere di mano sul foglio. Come? Di iniziare mano sul foglio, esatto. il proprio percorso progettuale. Per cui ecco, ti ringrazio perché le sezioni della villa di Savoia in realtà si sono nel tuo racconto configurate come le sezioni di approfondimento dell'architettura, cosa di cui fra l'altro proprio questa mattina io stavo nel frattempo che iniziavamo la lezione, stavo parlando con i ragazzi, cioè la necessità nell'esperienza che loro stanno facendo di interpretazione, di lettura e interpretazione dei casi studio, di non limitarsi a guardare, no, a guardare le immagini, ma provassero ad approfondire, ad osservare in maniera più specifica i progetti che erano stati a loro assegnati, le opere che erano state a loro assegnate, cercando di scovare, no? Di conoscere, di appunto di sezionarle proprio per capirne il senso profondo, che non è l'immagine che viene riprodotta abitualmente sulle riviste o nelle oggi sul web, no? Che sono certamente più accattivanti, ma che confrontate con gli strumenti poi del progetto che rendono possibili queste opere, queste realizzazioni, difficilmente possono dare qualcosa a loro in più, no? E allora questa idea di che un'opera di architettura come Vilsawà restituisca al suo interno, no? Una serie di questioni che vanno da quelle più tecniche e concrete a quelle invece più teoriche, fino ad arrivare appunto a definire, no? Comunque ad investire la dimensione della visione di mondo dell'artista, dell'architetto che sia, credo che sia emerso in maniera esplicita. Quindi grazie per questa tua lezione, che appunto, fra l'altro, ci fa capire come tutte queste cose stanno insieme in un progetto, no? Necessariamente per far sì che l'opera di architettura abbia un senso quanto più compiuto possibile. In alcuni casi come questo probabilmente si arriva per certi versi alla perfezione in un percorso molto lungo, in altri casi probabilmente ci si avvicinerà alla perfezione senza per questo non provare a perseguirla. Per cui grazie. La seconda questione che volevo porre, forse di interesse anche specifico per i ragazzi, è quella che questa comunicazione ha offerto una serie di indizi per il progetto che loro andranno a fare, che non sono indizi soltanto legati alla visione di Le Corbusier, ma indizi sul luogo. Mi è sembrato molto interessante questa all'inizio ha posto l'accento sul rapporto specifico che Le Corbusier ha prestato, o meglio, sull'attenzione specifica che Le Corbusier ha prestato al luogo, all'aver individuato, no, la conformazione del suolo, no, con questa sorta di lente convessa su cui posare la sua architettura, e questo in qualche modo, no, ci porta anche a riflettere, probabilmente dovrebbe portare i ragazzi a riflettere sulle qualità di un sito, di un luogo. Ne parleremo in comunicazioni successive, ma è evidente che anche laddove, come in questo caso,
la villa di Le Corbusier, di Ville Savoye, sembrerebbe essere una sorta di astronave, no? Calata su un terreno pressoché uniforme, no? In realtà, rivela ad un'attenzione più specifica, no? Una considerazione raffinatissima sul modo in cui un'architettura deve stabilire delle relazioni con il sito e con il paesaggio di riferimento. La seconda questione, il secondo indizio, mi sembrava molto importante, forse su questo se ci puoi dare altre informazioni, sul fatto che si era già pensato di fare nel museo della villa un museo. Lo è già, no? In qualche modo. Che hai accennato a questo fatto, quindi, come dire, era già nell'aria, se possiamo dire, il fatto che quel Ville Savoye potesse diventare un museo delle opere di Le Corbusier. Per esempio, le ragioni per cui questo potrebbe essere interessante ai fini anche della definizione di un programma possibile, no? Dei ragazzi, le ragioni per se sai perché poi non è andata avanti questa idea, oppure quali sono state le questioni che hanno fatto sì che poi questa idea non si realizzasse. Però è un presidio museologico, diciamo, Ville Savoye. Cioè è un piccolo museo, è un museo di Ville Savoye, È un sostanzialmente. museo di se stesso, però non è Come un museo. molte delle opere di Le Corbusier, soprattutto quelle poi inserite nelle liste UNESCO, eccetera. Carlo, prego. Sì, allora dobbiamo tenere presente che quando si ipotizza il restauro della Ville Savoye, Le Corbusier mette lì l'idea, si fa un museo, ma non esisteva la fondazione. Oggi esiste la fondazione Le Corbusier, che ha, diciamo, il compito di conservare i materiali, quindi il museo di Le Corbusier come luogo anche di conservazione è quello, ed è conservato. Quindi, inevitabilmente, oggi la Ville Savoye Sì, Carlo, la premessa del nostro Carlo, la premessa del nostro corso, non accertata, cioè accertata ma non ancora, è che l'attuale presidente della Fondazione Corbusier, che è Antoine Picon, peraltro marito della nostra amica Virginia, vuole fare davvero nel lotto su cui noi stiamo lavorando, vuole costruire il Museo Le Corbusier e trasferire la fondazione. Questo ovviamente ha scatenato cioè la Dalamona lo vuole ammazzare, Gianluì fa il pesce in barile, cioè ognuno reagisce poi secondo, questo anche giochi di potere questi ovviamente, per cui l'ipotesi di allegare a Ville Savoye il museo che comprenda la conservazione è un'ipotesi in ballo alla fondazione. No, ma infatti va benissimo, io credo che sia un tema, anche perché questi musei che sono conservazione in realtà si ampliano continuamente e quindi la Maison La Roche è stretta da decenni, cioè i garage sono occupati da casse, cose, eccetera, no? Non soddisfa più le esigenze minime per il quale all'inizio funzionava ed era nata. Quindi io non metto in discussione l'ipotesi, anzi mi sembra una. E poi a livello, diciamo così, di sperimentazione sembra molto corretto metterla in gioco, anzi è un modo di entrare in gioco sulle questioni. Il tema oggi sarebbe, io credo, quindi trovare sì una struttura, ma capire il ruolo di una struttura per rimettere in gioco ciò che manca. Quindi il lotto è uno di questi temi, no? Se uno vuole guardare bene tutti i documenti che ci sono sulla Ville Savoye, sono questi CD, dovrebbero essere anche online, della fondazione che si chiamano Plan. Ci sono tutti i disegni di ogni singolo progetto. Lì ci sono svariate planimetrie dell'area. Magari se le guarda, capisce oggi dove collocarsi per
perché dove collocarsi e percepire certe cose è interessante. Quella vista del Don Bombay oggi non è possibile. Oppure dovremmo entrare dal liceo e fare una finestra del liceo, non lo so. Adesso si tratta di ripensare un po' le cose e credo che però sia il tema di architettura. No, bello, bello. No, io volevo dire ai ragazzi solo una cosa che, per fargli capire anche un po' l'approccio, cioè la conferenza di Carlo, che è una lezione, diciamo, mediamente un po' più lunga di quelle che loro sono abituati a, perché Carlo fa un'operazione quasi acrobatica e mette insieme tre conferenze, no? Cioè mette insieme la conferenza di un architetto che analizza il savoir, quindi con una profondità tecnica, e una ricerca storica, quindi la conferenza di uno storico, perché ovviamente questo è il tema di un suo studio monografico, diciamo, di importante, e addirittura si addentra poi nella questione del restauro del modello. Quindi sono tre punti di vista disciplinari che si accavallano e che quindi producono questa massa di informazioni con cui oggi voi vi siete confrontati e che vi fanno certamente un gran bene. La mia domanda è interessante perché, diciamo, l'unica cosa che non c'è nella conferenza di Carlo, penso che non ci sia volutamente, è la capacità generativa di Virzavoir come archetipo, cioè Colin Rowe, no? Non a caso Colin Rowe mette Virzavoir accanto alla rotonda del Palladio, perché sono, teoricamente sono due Don Bombay, no? E quindi sono due partenoni. Cioè, diciamo, la tua selezione delle citazioni è tutta una selezione orientata ai, come dire, ai megafoni, no? E ai raccontatori di Le Corbusier e non ai critici che ne hanno fatto un po' quello che volevano poi dopo, no? Questo mi pare forse che sia consapevole questa cosa. No, è consapevole anche perché Colin Rowe, diciamo, un nome eliminabile. Veneziano Colin Rowe non ti piace, è chiaro. Certo. Colin Rowe l'ho sempre letto, ciò. Beh, certo, sicuro, Piace anche. No, però, diciamo, il non citare Colin Rowe. No, no, ma non Colin, lo dicevo come esempio. Io. No, no, ma che può essere, è un autore, perché troppe volte, certe volte anche poi è un modo in cui si affrontano certi temi oggi, no? E sembra che non ci sia più spazio per la critica. No? Cioè, lo dici a me, lo dici, lo dico Michael Sorkin ieri, quindi oggi si descrive al massimo o si studia, e l'atteggiamento critico sembra un po' un missing, ma non si sa dove neanche. Vai a Badoerra a chiedere il perché di questo, cioè, sono nato là, ho seguito ogni anno, no, si sente, cara. Prescindere, e quindi sono consapevole del perché, ma mi colpisce che quando una generazione di storici si è occupata solo di anni 50 apprezza solo le architetture che scimmiotano gli anni 50. Quello è il terribile. Poi e lì sì che si confondono le cose. Questo non mi interessa. Allora ho voluto, diciamo così, utilizzare gli strumenti della ricerca fatta come si deve, come ce la insegnano gli storici, che non è come la fanno gli progettisti con tutte le confusioni che si fanno, per poi però dire: ma siamo sicuri che tutti quelli che vogliono difendere la verità poi la verità la conoscano? Perché questo è il grande problema. Questo si capiva, sì. Perché uno dei pochi che secondo me invece analizza con grande precisione Reichli, che è architetto poi alla fine. Ma che è l'unico che hai citato di quelli lì. No, che però quando ci fa tutto il racconto sulle finestre si apre mondi, cioè non è banale. Quanto a Colin Rowe, alla rotonda, forse un autore che non ho citato, che mi ha impeccato, ed è Tim Benton, che non solo Tim è un serio conoscitore. Sì, beh, lui scrive questo libro molto bello, anche tradotto in italiano, sulle ville di Le Corbusier.
ed è quello che fra l'altro analizza, se vi interessa, la sequenza di tutti i disegni, no? Per cui come si è sviluppato il progetto, come si è evoluto. Lui di tutti i progetti lo sviluppa molto bene. E parlando della Ville Savoie, scrive questo bel testo: La Ville Savoie è un sogno virgiliano. Quindi, di nuovo, e la cosa interessante, appunto, forse poi ci si perde perché già la mole era tanta. Perché questo piano orizzontale si allunga e si spessisce? Perché l'idea di inserire un piano orizzontale come dispositivo di inquadratura, quindi di avvicinamento del paesaggio, è il dispositivo che Le Corbusier, fra l'altro, utilizza già nella casa che fa per i propri genitori, questa Maison Blanche, Lago. no, sul lago, quella che fa nella Ah, l'altro. la casa prima, no? Fatta alle Chaux-de-Fonds. E Sì, dove sì. troviamo tutti gli elementi della Ville Savoie? Troviamo il lavandino messo in ingresso, perché era una cosa che c'era nelle case romane, ma c'era anche nelle case greche. Andrebbe benissimo adesso col virus, quello lì, perfetto. Certo, esatto. No, ma infatti sono. Ma anche appunto questo tema della relazione e non il contatto, che è una cosa che ci siamo persi. Lo vediamo tante volte, soprattutto in certi progetti di studenti, dove una relazione non esiste, esiste due cose che si non due cose che si guardano. E questo, secondo me, forse sono i temi che un po' dovrebbero essere un po' sviluppati. Ovviamente, lo dico ai nostri giovani, non è che per fare un progetto bisogna sapere tutte le cose che sa Carlo oggi, perché allora non lo fate mai più. Buttarne via più di tre cose. Alla fine può essere anche un po' Cerchiamo di dirli. meno tutta quella roba. Quindi, come dire, voi dovete prendere degli spunti e farli diventare elementi reagenti vicino a quello che Marco diceva prima, cioè alla vostra voglia di esprimervi attraverso, di esprimere la vostra visione del mondo attraverso il progetto. Anche per non confondere la cultura con la capacità architettonica, che sono due cose totalmente differenti. Possono coesistere o possono essere elementi diversi di volta in volta. Quindi, anzi, certe volte la troppa conoscenza ti porta all'inazione. Inibisce. Sì, quindi certe Parliamo di volte amici così. un po' di Io ero sangue. anche affascinato dal gusto del chiaroscuro delle so di Alicia e Okela, che c'è un talento pittorico dietro. Vediamo del nero e dietro una bellissima tenda, cioè una scelta estetica non male. Non farci vedere in realtà. No, vabbè, però era carino, prima si vedeva solo la modanatura, avrebbe detto Carlo. No? Domande, ragazzi? Anche i ragazzi più grandi, ovviamente. Io ho una curiosità, una cosa che fin dalla prima slide volevo chiedere. Fin dalle prime slide dal Villa Meyer. La mia curiosità è sulla doppia altezza, sull'uso di Le Corbusier di volumi in sezione di questa doppia altezza, se non so perché è difficile trovare, sì, vabbè, nell'architettura storica, i matronei all'interno di chiese o altri spazi sacri, però è difficile trovare forse per La me. famosa moschea di la moschea di El Hatef, quella col matroneo e la disegna peraltro. Sì, se c'è una sorta di genealogia di questo, o una Allora, nascita nella doppia altezza in Le Corbusier, o come ci arriva, non so. se vogliamo sempre per mettere insieme che diventa un posti, che diventa anche abbastanza interessante perché è più chiaro, io ho citato Miss volutamente. Miss costruisce uno spazio continuo e un movimento nello spazio, sostanzialmente senza mai lavorare con la sezione verticale. Lavora con la pianta. Sono lo slittamento dei piani in pianta che determina la dinamicità delle sue piante e dei suoi spazi. Le Corbusier, invece, è debitore da un lato
dell'architettura, diciamo, turca, no? la moschea di nordafricana, direi. Però diciamo, lui le vede a Bursa, la moschea verde a Bursa, con lo schizzo che ho fatto vedere prima, ha uno spazio come quello che tu, Luca, prima hai raccontato, no? E dall'altro c'è Adolf Loos. Adolf Loos lavora, infatti Le Corbusier poi lavora con le doppie altezze. Come lavora con un sistema di piani, quello che appunto i due elementi con cui lavora Le Corbusier, secondo Rowe, sono la sfogliatella e il megaron, o un volumone, oppure il sistema di piani sovrapposti. Le Corbusier, per dare così articolazione spaziale, spesso elimina una parte di questa sfogliatella e produce le doppie altezze, cosa che Nice non fa mai, e cosa che non fa nemmeno Loos, che invece fa il round plan, cioè fa un incastro di progressivi volumi e poi ricompone nella forma semplice della forma esterna. E questo è forse il debito non visto o non così apparente, perché Le Corbusier, che non è proprio prodigo di complimenti per chi l'ha fatto, gli altri. Sì, segnalo anche che se si va a vedere Adolf Loos, un paio di lotti, si va a vedere un paio di lotti, quelli di via Margutta, dove c'erano tutti gli studi dei pittori, quelle case che stanno sotto Villa Medici, che sono accorte, quegli studi dei pittori già consolidati nell'Ottocento, e poi hanno tutti la sezione di casa Ozanfan, cioè hanno tutti la sezione con lo spazio centrale, dove poi queste hanno bisogno della luce, della grande finestra, e poi la parte abitata. Era lui coagula, no, diverse cose, secondo me, in maniera interessante. Però è vero che le moschee e Loos sono... Però lui è innamorato anche di quella la piccola moschea della Pentapoli, no? quella bianca, in cui il matroneo e così. Lì soprattutto lui copia l'idea, cioè gli piace l'idea del mobilio incorporato nelle pareti, no? Le scanzie, i vani nelle pareti. Certo. Che tu sappia, mai fatto una tripla altezza? Le Corbusier? Cioè, allora, la sezione forse più commessa, Firminia è bella alta, A parte Firminia, quelli che sono spazi unitari, no, la tripla altezza, no vabbè, allora triple altezze ci sono, ma soprattutto c'è una sezione molto interessante nella villa a Cartagine, dove sono due altezze che si guardano, quindi addirittura si arriva alle quattro altezze, quella che riprende sempre Campobaesa quando deve progettare le sue case. Esatto, perché quello è lì vedi come Corbusier, in un sistema semplice, che è quello della sequenza dei piani, come si dice, di cemento armato, ottiene una complessità. Sentire una voce di studente. Che questa cosa che ha notato Marco e che abbiamo subito notato quando l'ha detta Carlo, quello di Vilsavoye non è un piano, è molto importante. Perché nelle foto sembra sempre sto piano miesiano, astratto, appunto. No, un'altra cosa, nel frattempo che voi ci pensate, ragazzi, un'altra cosa che era interessante era questa idea della riduzione del terreno attorno, no? questo avanzare della città. Cioè, una casa che era pensata per essere una casa di campagna, dei weekend, del rapporto appunto col paesaggio, dell'ozio per certi versi, in realtà oggi si ritrova a veder ritagliato lo spazio di riferimento iniziale. Tant'è che appunto, da un lato c'è un liceo di dimensioni importanti, da un'altra parte la città è avanzata e ormai ha confinato, no? L'area di proprietà in un piccolo ritaglio che oggi non è né più né meno che uno dei, anzi forse
più grande dei lotti delle nostre case unifamiliari, quindi dire, il rapporto, anche la tensione è anche abbastanza moderna, dialettica, no? della macchina da abitare, del rapporto tra l'architettura e la natura, del paesaggio, effettivamente oggi, no? È difficile da percepire nel suo completo dispiegarsi. Però, se non erro, fra l'altro devo ritrovarle, bordano oggi questa l'area di proprietà degli alberi ad alto fusto, no? In qualche modo recingono o costruiscono attorno alla casa, no? Una sorta di filtro che permette la permanenza, se vogliamo, di certe relazioni, di certi caratteri. Che tu sappia, questo bosco, questo boschetto più che bosco, era previsto, oppure anche qui si è trattato di un elemento successivo, perché poi in realtà non permette di vedere il paesaggio, no? Confina la visuale. Il boschetto che si attraversa quando si entra è parte del luogo originario. E difatti, secondo me, il progetto è quella apertura, quell'inquadramento da distante. È un dispositivo poi che è un classico del disegno dei giardini. I giardini attraversi il bosco, a un certo punto si apre una finestra nella vegetazione, diciamo così, tu intravedi la meta del tuo percorso e poi ripiombi nel bosco. E poi dopo un lungo percorso arrivi. In piccolo lì si riproduce questo tema. E ci sono le foto dell'opera completa, quindi sono pensate al suo tempo. Quello che manca invece è proprio il prato. Corbusier racconta che quando si sale sulla finestra, quella sopra sul tetto giardino, l'occhio corre lungo i prati fino alla Senna. Questo... No, dall'altra parte, quindi. Sì, dall'altra parte, esattamente. Perché appunto la nostra percezione è tutta pensata, è pensata molto rispetto a ciò che noi abbiamo visto. Sì, però quando io ho letto quella brava frase, ho pensato al Don Giovanni di Losey, in cui la rotonda di Palladio è avvicinata falsamente al Brenta, no? Come dire. Esattamente, quella cosa lì è perfetta, Pippo, perché ma guardatevi il Don Giovanni di Lose, c'è tutta la sequenza dove si mostra la barca che arriva e che sbarca alla rotonda, ma la rotonda non sta al massimo su un modesto fiumiciattolo, non di fronte a una laguna, è anche un po' più lontano, è straordinaria. Condivido un'immagine, l'ho ritrovata. Ovviamente i tempi giapponesi li ricostruiscono ogni 20 anni, ma in un posto diverso, però. Quella è la cosa. Insomma, non si potrà mica avere sempre tutto uguale. Infatti. Ci sarà una differenza fra l'Oriente e l'Occidente. Tra Confucio e le religioni monoteiste, certo. E le giovani marmotte. Ecco, a proposito di questa immagine, quello che vedete sul fondo, questo, è il liceo Le Corbusier. Lo so, ci stiamo guardando con interesse in questi giorni. Era parte del terreno, quindi una dimensione enorme, cioè uno spazio che serve per fare una scuola superiore, quindi uno spazio molto grande. Certo. Come dire, tutto il dispositivo architettonico per osservare, no, e inquadrare la natura, in questo caso è totalmente... Ma la ville, c'est toujours la ville. Ma la villa n'est pas une ville. Appunto, la ville è più fort che la villa, certo. Esatto. No, poi un altro tema che secondo me potrebbe essere interessante, così come per guardare. Provate a prendere. Ci sono più di una guidina sul... C'è anche un itinerario di Domus, vecchio. Oh, c'è un sacco di robe. No, ma sull'architettura di Le Corbusier a Parigi, no? C'è un volume, Le Corbusier in Francia, eccetera.
dell'Electa, e guardate in pianta dove stanno di solito le architetture parigine di Le Corbusier. Sono sempre compresse da altro. Anche quando si muovono in un lotto sono comunque affaticate, eccetera. Quindi questo è uno scarto infinito. Il sogno virgiliano è proprio lì, nel suo... Dai, questo è un omaggio che ti ho fatto, dai. La ringrazio. Bene, interrompo. Bene. Interrompo la condivisione. O parlate adesso, non parlerete mai più. Diciamo, dovendoci progettare vicino, poi tutta questa conoscenza fa paura anche, quindi... Vabbè, si può sempre fare uno scatolone riduttivo in cui si spiega quel che si vuole. Se l'unico che era una specie di incrocio tra Corbusier e Mies era Colas all'inizio. Beh sì, certo. Perché era sia la scatola di vetro che l'oggetto plastico. Beh, da quel punto di vista lì la Villa da Lava è... Esatto. Che non è poi così distante da lì. E ci sono negli schizzi, come si dice, nei carnet pubblicati da Electa, alcuni schizzi che fa Le Corbusier per la trasformazione di Savoie in museo, ma sono sostanzialmente degli, chiamiamoli degli espositori, poco di più, sono degli oggetti che lui mette. Non è un allestimento. Sì, un allestimento, ma abbastanza. Ma questo è il Voyage à l'Allemagne. No, 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 ci sono volumi dell'Electa. Sì, quei cahier, quei quaderni. Sì, esatto, credo che sia nel quarto. Sono dei pannelli su cui, degli elementi a delle. Ma non si vede molto, si vede qualcosa? E ora non vedo niente. Questo lo leggete invece, no? Sì. È un volumetto che scrive sempre Cat Glass, bellissima serie che si chiama Architetture assenti. Cioè, mentre noi perdevamo il tempo sull'architettura costruita, in Spagna, che costruivano quanto volevano, si occupavano delle architetture che non hanno mai costruito e tutto l'insegnamento che ci davano. E Cat Glass parla della trasformazione in museo della Villa Savoie. Quindi può essere un testo così da leggere. Fare.